Buongiorno e riverenze abitanti, oggi giorno durissimo, si ritorna dalle vacanze pasquali, non capisco niente, ci ho proprio perso i ritmi, tutto, ero proprio nel mio mondo, quindi mi scuso intanto per il disturbo, ma si ritorna con tutte le cose, perciò stamattina live insieme a Frank alla mattina, poi oggi devo registrare addirittura un video con Nick se si presenta, cioè se giustamente magari lui ha deciso di prolungare le vacanze fino alla fine dell'anno, io lo capirei, e oltre al video da registrare, oggi sul canale principale Space Valley mi raccomando, esce un video alle 2 che coinvolge la cucina al vapore, molto interessante. L'abbiamo girato un pochetto di tempo fa, quindi non mi ricordo tutti i piatti che abbiamo cucinato, ma so che c'entra la lasagna, che mi ricordo che ho pappato con gusto. Quindi mi raccomando, alle 2 oggi sul canale. Ma intanto, se volete comunque dei piccoli spoilerini, se volete sapere come sono andate le nostre vacanze, se volete sapere se siamo tutti vivi e vegeti, venite in live insieme a me e Frank. Arrivederci. Wow, siamo buongiorno. Tornati, incredibile, senza audio del mattino, mi dispiace, è stata una feature bellissima, ma abbiamo deciso di eliminarla, cancellarla dal nostro canale perché ci sembrava un po' troppo, cioè era bello dare e poi era bellissimo anche togliere, non sei d'accordo con questa cosa? Dire che arrivavano tre vocali in croce, ma però in realtà è solo che non sono arrivato abbastanza presto stamattina per ascoltarlo. È vero, oggi Frank è arrivato al limite, ma io addirittura mi ero preoccupato perché avevo inviato il mio solito messaggio del tipo mi sono svegliato ma faccio il faccio l'audio dopo, però non mi aveva dato la doppia cioè mi aveva dato che l'avevo inviato ma era che continuo a pensare che siamo presi in giro quel messaggio, ma ti ho già spiegato il motivo. No, ma io te l'ho inviato per farti sapere che comunque c'ero, senso, capito, ma difficile il ritorno. Beh, come sapete, è molto difficile. Cioè, comunque ci sono umori, non umori, ci sono simpatie. Nessuno vorrebbe essere qua. Vabbè, adesso vorresti essere qua? Ma non sono così esagerato. Allora, non è che non vorrei essere qua. Preferiresti, come dire, essere qua piuttosto che a casa? Sicuramente io ho le mie priorità, però mi fa anche piacere essere qua e vedere. Piacere? Comunque... Ma sì, dai, no. Alla fine può essere un piacere fare due chiacchiere. Cioè, so che comunque ho anche bisogno di socialità. Può essere un conto. Proprio ti fa piacere. No, mi fa piacere. Sì, sì, quello sì. Questo mi fa capire che non è lo stesso per te. Grazie mille, Black Hole, per l'abbonamento. Grazie. E grazie ai rap anche questo mese. Grazie mille anche, Franca, per l'abbonamento. Ma quindi preferisci che non te lo invii più il messaggio? Mi sembrava una bella abitudine. Ma ti ho già spiegato che dovresti. A me servirebbe sapere quando parti. Ah, cioè proprio quando parto con l'auto vuoi? Sì, ma non ha, cioè te l'ho spiegato 8 volte. Ok, va bene, allora ti mi spiego così quando... male, chat, veramente. Sì, tu ti spieghi di merda, ma te l'hanno già detto. Non l'avete capito voi questa grazie cosa. Mille shalala per i 16 mesi. No, vabbè, ma ci sta anche che io non abbia capito. Comunque ti scriverò quando parto con la mia macchinina. Ti scrivo. Quello è top, perché così so quando arrivi, quindi di conseguenza so quando far partire. Ok, perfetto, allora ti scrivo quando parto con la macchina. Quando accendo la macchina ti farei vedere questa conversazione le ultime 4 volte. Io l'avevo capito, vedi? Ma infatti c'è gente che un botto di persone. Però dai, Frank, nella tua vita un sacco di gente è venuta a dirti non t'avevo capito. No, ma quello può essere, però dico proprio questa conversazione. Noi avevamo capito. Raga, avevamo capito tutti. Ma bravi loro, però posso dire. No, ma anche tu avevi capito. No, non avevo capito. No, sì. Non avevo capito così in maniera vedere i video. Oh, te lo giuro, non l'avevo capito. Comunque mi fa ridere perché immagino quanto ti possa aver dato fastidio il messaggio di stamattina. No, e vai, fregato un cazzo. Grazie mille, Ilivale98. Considerando che tu lo mandi, cioè tu lo mandi che sto già arrivando, quindi non mi cambia un cazzo. Cioè, nel senso. Mattina. Però non avevo sbatto di rispondere. No, vabbè, ci sta. No, però non anche avevo perché avrei risponderti mentre guido, quindi a rischio della vita. No, hai ragione. Beh, un audio. Non si può fare se lo facessero. Non puoi farlo. Ah, non lo puoi fare? No, è una cosa folle. Poi, magari è fatto per evitare distrazioni. Sì, può essere anche quello. Però secondo me è più folle il fatto che tu fai reply e poi dopo devi dettare a voce cosa scrivere. Quello è vero. Anche perché poi non capisci. Non capisci subito. E glielo ridetti, poi no. Poi, are you ready to send? Yes. No, a me era già tutto questa roba. Perché non li uso in realtà. No, cioè, quello non lo uso. Forse l'ho usato solo una volta. Android Auto, tu. È vero, io non ho Android Auto, esatto. C'hai ragione. In realtà lo puoi avere. Cioè... se faccio hai Apple, quindi hai Apple CarPlay, sicuramente c'è la modalità guida. Oddio, sai che non perché ci ho mai provato. Su Android io posso mettere il telefono in modalità guida, quindi hai tutti i tastoni grossi. Ah, minchia, non l'ho mai fatto. Forse potrei chiedere a Nick, ma non me lo faccio fare perché già vado bene così. Dopo comunque puoi dettare. Come sono andate queste vacanzone pasquali? È stato bello, non è stato bello? Ci siamo rilassati. Raccontaci.
Ma io in realtà sono stato mezzo sequestrato da dei parenti. Ho dovuto fare delle gran pranzi di Pasqua. E poi in realtà il giorno che mi sono realmente goduto è stato quello di ieri, perché l'ho passato veramente a non far nulla. Cioè ieri ieri ho proprio nerdato dall'inizio fino alla fine. Cioè mi sono svegliato, nerdato, poi ho continuato a nerdare, poi la sera ho nerdato e poi dopo sono andato a letto e non ho fatto assolutamente nulla se non questo. Quindi è stato, sì, devo dirlo, sono stato un po' un sequestro queste vacanze pasquali, ma sono passate. Cioè devo dire che alla fine sono passate abbastanza. Beh, però avrei mangiato bene. Normale. Uova di normale. Pasqua. No, ho regali. Evitato, grazie mille Eli, benedizione per del prete. No, ho evitato tutti i dolci, tutte le robe che mi potevano, come posso che dire, magari ti davano piacere in un contesto. No, ma perché avevo già mangiato poi malissimo qua in studio. Poi mi hai preso una sorta di cistiti. Hai mangiato due quanti panettoni hai mangiato? Cioè quanti colombe hai mangiato? Forse il fatto di aver mangiato 3-4 colombe. 3-4 colombe, sì, forse quello non ha aiutato. Infatti devo stare un pochettino più attento. Poi sono arrivato qua, c'hai mille tentazioni, c'hai cioccolatini, c'hai Kinder Bueno che ti aspetta. Veramente? Cioè, ma siamo pieni di roba, per tutti i video che avevamo fatto. E quindi sì, devo anche stare sto morendo, però nonostante questo c'ho ancora i rap, per cui mi devo idratare veramente un botto questa volta. Cioè serve veramente che mi idrati. Te l'hanno prescritto. Ma sì, infatti, mi hanno detto che devo bere come un hai bevuto una poco botte. Ho bevuto poco, può essere. È un po', cioè cazzo, c'hai la scusa per bere. Sì, infatti, hai ragione. Bastato un weekend senza i rap ed è finita, assolutamente. Le colombe nella valle ancora che stanno volando in studio. Esattamente, no, Davide, spero quelle colombe basta. Ma non ci sono più, non ce ne sono ancora. No, impossibile. Sì, ci sono quelle della marca da supermercato. No, sono state sono volate via. Sono volate. Non hai visto? No, controllato. Un trucco di magia, un grandissimo trucco di magia. Ma c'era un po' un odorino strano stamattina. Sì, ma poi secondo me ritornare nello studio dopo tanto tempo, perché che è rimasto chiuso 4 giorni. Chiuso, sì. Ristagnando tutto, impegnato. Assolutamente. Comunque, detto ciò, no, volevo sapere invece te come te l'hai ricavata, come era andato. Ma un po' stancante. Ok, però ma tutto sommato buono. Ci hai mandato dei bellissimi polpacci, ho fatto fatica a fare le scale. Quanti passi hai fatto, scusa, il giorno? Ho guardato, non so se è sbagliato l'orologio, in teoria no, nel senso che questo è Garmin, fanno i GPS, sapranno. Okay. Ho fatto 60 km a piedi in 3 giorni. 60 km a piedi? Non è niente di disumano, però è come andare quando vai a fare un cammino da qualche parte. Una maratona quanto è? 46? 42, non mi ricordo mai. Vabbè, sulla quarantina. Pure di merda. Vabbè, però 60 km sono un botto, bravo. No, non sono tantissimi, ma neanche pochi. Diciamo perché che non sono allenato. Ok, ma avevi deciso di non prendere mezzi pubblici. Esatto, niente mezzi pubblici. Proprio zero. No, allora, è perché vale sempre il principio per me, come quando siamo stati ad Amsterdam insieme, che se tu puoi camminare in una città è molto meglio, perché la vedi. Vabbè, la certo, vivi assolutamente. Quello è vero. Le persone cosa fanno, diverso. Come sono fatti gli edifici, ti soffermi sulle cose. Quindi tendenzialmente li evito in questi 3 giorni a Torino li ho evitati proprio come la peste. E tornando indietro, però troppo. Prenderesti un taxi, un Uber? No, i taxi mi fanno schifo. Okay. L'Uber non ci sono in Italia purtroppo, e quindi si fa così, si cammina. Ma camminare a Torino è piacevolissimo. Infatti sono d'accordo in parte, nel senso che c'è molto traffico e poco verde, almeno nella parte centrale. Anche io Torino non mi ricordo il verde. Andando però un po' più fuori trovi più verde, e soprattutto c'è la parte lungo i fiumi che a me piace. Però mi ricordo delle stradone gigantesche, sì, però sì, magari Torino è stile francese. Sconfinate. I vialoni, esatto, mi ricordo dei corsi giganti, hai ragione. Sì, che sanno proprio tipo 2 corsie e mezzo, poi il tram, altre 2 corsie, cioè proprio. Ma loro hanno il tram. Non mi ricordo mai il tram, cosa. Hanno la metro. Però, ok. E mi ricordo se 2 o 3 linee, hanno i bus normali, c'è un po' tutto, c'è la funivia, che però non ho preso. La funivia? Perché praticamente tu c'è una specie di convento, non so, un santuario, non so che, tipo un San Luca. Ok, ti porta che solo lì. Non l'hai preso, no, però. No, sono andato, però non avevo sbatti, però effettivamente poteva essere carino perché magari vedi tutta la città. Città in cui vivresti? Non lo so. Ah, ok, cioè, l'hai approfondita abbastanza. Tra l'altro avevo anche il contatto di un ragazzo che mi aveva scritto che lavorava alla Mole, che voleva, cioè che mi ha dato un po' di dritte così, voleva anche offrire un biglietto, e ho detto no, beh, ok. Ma aspetta, ma questo contatto non capito, era? No, trovato delle live, uno ci ha scritto alle live, e effettivamente ci avevo pensato, cavolo, potrei scrivergli per dire, beviamoci una birra insieme, mi racconta un po' com'è vivere a Torino, poi ho pensato, non ho sbatto di fare tutta questa interazione sociale. Era un po', lo saluto, era un po' però. Troppo, effettivamente. Però quindi sì, non avendo il feedback dei locals, non ti saprei dire ci vivrei, però è una città che
come c'ero poi già stato 2 o 3 anni fa. E io c'ero stato, ma me la ricordo poco. Sì, però me la ricordo, ho un ricordo piacevole, seppur non mi ricordo più che altro niente. La cosa che mi fa, cioè che vedo che mi colpisce, è il fatto che sei tutti sti palazzi bellini, okay, tenuti bene, cioè non è come storici, ma non neanche troppo, okay, cioè nel senso, okay, c'è tutto il centro che penso sia sicuramente risorgimentale eccetera, però anche andando un po' fuori sono tutti palazzi anche più moderni, però dei palazzi, cioè non è che sono, che ne so, mi ricordo Firenze in periferia è tutto una merda, okay, tutto distrutto, cioè una roba inguardabile, o okay, anche Bologna sono delle zone che sono lì, poi beh poi magari ce l'hai anche Torino, magari non l'ho beccato, non ci sei finito. In generale dove andavo a Torino, cioè non hai il grattacielo, ne hai forse due, okay, però hai tutti delle belle palazzine tenute bene, i palazzi Liberty, esatto, ah, quello, okay, stile lì, i palazzi Liberty, e quello è molto carino, ammetto. Ci sta, quando andrò a Torino cercherò di far caso a questa cosa. Devi camminare se tu prendi la metro. No, ma io di solito quando vado nelle città cammino, allora, ma anche perché di solito mi scoccio a prendere i mezzi pubblici, quindi se posso camminare, cammino. Ma mi hanno detto che è molto semplice comunque, c'è un'app, fai tutto. No, dici per i mezzi pubblici? Sì, sì. No, ma in generale mi stancano, cioè mi stanca più mentalmente il fatto di dover prendere il mezzo pubblico che... camminare in giro, che tanto sono più tranquillo, vado al mio ritmo, mi vedo molto più intorno, scopro magari delle cose che non mi ero preventivato prima, quindi sono, mi piace andare. Infatti mi ero fatto tutta Napoli a piedi. Porco giù, è tutta. No, vabbè, detto, non, però, no, Napoli. tanta Napoli a piedi, sì. Dicevi una no, cosa? C'è molto traffico. Ah, ok, vabbè, ma quello ormai penso no, in ma qualsiasi non pensa... città italiana. Così tanto. Ma cioè, sì, è che secondo me non sono abituato. Sì, esatto, non dico, quella abituato. Cosa mi ha un po' sconvolto perché era tutto un continuo suonare clacson su clacson. Ok, ma fastidioso. Secondo me se tu vai. Ah, quindi suonano un botto il clacson? Sì, ma infatti non penso che sia un po'. Infatti, non avrei mai detto. Invece un botto. Vabbè, già ho visto gente fare delle robe indicibile, oh, stranissimo, un po' a casa. E poi soprattutto c'è un botto, non so se è per i turisti, okay, e si rispettano poco i semafori pedonali, uh-huh, e quindi cioè nelle vie del centro, e quindi continuamente vedi automobili che inchiodano per i turisti che si buttano, o anche torinesi, non lo so se è una cosa. Ma perché le macchine non rispettano i semafori? No, per i pedoni. Ah, pedoni, okay, perché, i pedoni. Perché il problema è che è un po' strano, cioè c'hai sti portici lunghi, sì, dove comunque dentro ci passano le macchine perché si intersecano con delle strade. Ok. Quindi tu passi sotto al portico e hai continuamente dei semafori. Sì. Un po' come se vai su a San Luca. Sì, 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 ok. Che non ci pensi. Ah, ok. E tu cammini e so che giustamente le macchine arrivano. Passano, okay. Quindi è un po' così. Okay. Quello effettivamente mi ha un po' turbato. Grazie Kraken per i 30. I semafori non vengono rispettati dai torinesi, i turisti hanno paura. Ah, ok. Infatti io cercavo di starci attento, poi ovviamente non c'è nessuno. Le persone di Torino non sono famose per le alte capacità di guida. Ah, ok. Vabbè, ma secondo me comunque, ripeto, però vedi, non è un caso se ci sono questi stereotipi. No, no, le macchine passano tutte col rosso, dice Aurora. Ah, pesissimo questa cosa. Torino è una giungla. Torino anzi me la sarei immaginata, come dicevi te, tutti ligi alle regole. Impettiti. Esatto, impettiti. Boh, stranissimo. Invece no. Provato, vabbè, il Bicerin. Cos'è il Bicerin? È qualcosa famoso. No, ti giuro non la conosco. È un caffè. A te piacerebbe. Ecco, a te che quando andavamo in Dispensa Emilia prendevi il caffè col mascarpone, esatto. Caffè goloso, ok. E più o meno è quello. No, cioè, simile come concetto, cioè adesso mi correggeranno, però mangiandolo mi hanno detto di non mescolare. Io ho percepito queste cose sopra pan. Ok. Fondo i pan, non sono troppo fan. Poi caffè, sì, fondo cioccolato. Hai detto panna sopra, fondo cioccolato. Ma scusa, mezzo è caffè. Una sorta è un caffè di... un no, mi ricorda un po' il marocchino, che era una roba, è una preparazione simile. Secondo me nel marocchino ti mettono quello col cioccolato. Ti mettono in fondo il cioccolato, però non ti mettono sopra la panna. Ma vabbè, quindi è un dolcetto praticamente. Sì, un po' una tresciata. Ah, ok. Però poi, non so se mi hanno truffato. Cioè, nel senso, sei stato in uno di quei bar storici di Torino? No, niente. Di quelli che entri, c'è tutto l'oro con il legno. No, quello no. Però appunto, sto coso l'ho pagato 5 euro. Sto Bicerin. Quindi non so quanto sia stato truffato. Cioè, sarà proprio. Comunque mi dicono il moccaccino, non il marocchino. Ah, forse ho sbagliato. Però diciamo che ho visto qualche anziano in quel bar. Quindi so, boh, okay, saranno turisti. No, è vero. Quando te vedi gli anziani, di solito vai sul. Però sì, l'ho detto, vabbè, proviamo. Non so. No, invece bar storici e non sono andato alla farmacia, okay, che è quello famoso. Che mi sa che è esatto, quello. C'è anche il video di Gianni Franci, quello che fa il Kubrick. Sì, sì, ho capito. No, il Kubrick è il regista. Il, Krubik.
Sì, il cubo con la crema a cubo, sì. Con la crema che però ho visto lo fanno anche altri. Okay, ma io ho visto poi altri che criticavano quella cosa online, dicendo che sostanzialmente è una trashata, cioè nel senso, vabbè, a parte la forma è una cavolata. Certo. No, ma anche proprio per quanto riguarda in teoria la bontà di quella cosa lì, sì, è buono, ma è giusto una roba per attirare, nulla di più, però vabbè, magari... non lo so. Può essere, nel caso, però sono bravissimi. No, ecco, sono bravi, sì. Mi dispiace, cioè poi non ci sono stato, ripeto, quindi magari non è chissà che. Però se vai nelle review del posto, perché okay, ho provato a guardare, perché ho detto, boh, magari ci potrebbe stare andarci, è tutto, a parte che ve lo provo a cercare, è tutto, cioè molte review negative, perché okay, tu apri alle 9, sì, tu devi essere lì tipo alle 7:30 okay, per sperare di entrare, sì, e comunque tanti magari sono lì in fila che aspettano dopo un'ora o due e esce il personale che ti dice, guarda, è finito il ma Krubik. Come? Vabbè, finito. Perché comunque non ne hanno tantissimi, okay, quindi non lo so. Forse lo vogliono anche, cioè non ne fanno tantissimi perché è una roba che magari vogliono tenere un po' esclusiva. Penso anch'io, ma infatti genere, dico, sono bravi perché, però cavolo, tu vai lì e vedi questa fila chilometrica. Ok. Quindi ti attira. Ma sono tutti lì solo per quel cubozzo, sì, di merda? Ma vabbè, no, per quello e per... ho scoperto il tipo, si chiama 1975, una roba del genere. Che è un croissant. Penso sia sempre un croissant di qualcosa. Ok. Ecco, comunque Gaia dice, non lo mangiate quello, lievitato chiuso in un cubo, è una cosa stupidissima. Ma possibile. Oh, non ho idea. No, ma possibile. Ammetto che a me non mi ispirava quando l'avevo vista la prima volta. Ok. Vediamo bello, se ritrovo il... è figo perché è una farmacia. Sì, è una farmacia, esatto. Quello è molto bello, e ecco il cubo è quel coso laggiù. Ah, fanno anche la sferetta. Ah, fa tutte le non forme, sapevo, ok. Non so quale sia il 1970. Devo dire che hanno una bellissima... Beh, in questo momento poi fa fame. Sì, in questo momento fa veramente famissimo. Però, sì, poi... diciamo, magari devi comunque... portare qualcosa. Cosa porto? Non so perché mi è venuta fame. Ah, così... È strano, ma è un botto di pane. Un botto di pane ce l'hai, c'hai dentro. Sì, è se poi effettivamente è buono. No, ammetto, sì, poi non ho provato. Anche questo mi ispirava. Però in realtà non ho provato nulla di tutto. Comunque mi fa ridere perché io ho incominciato a vedere il cubozzo. Ok, poi secondo me il cubozzo è stato copiato in giro per l'Italia. Quindi il cubozzo lo chiamiamo cubozzo perché non ho ancora capito come si chiama. Si chiama? Mi pare Krubik. Krubik, ok, Krubik. Penso. Non Kubrick, ma Krubik. Okay. A volte devo pensare a Kubrick, a... come si chiama? Il cubo di Rubik. Il cubo di Rubik, esatto. Quindi è Krubik. Krubik. Dovrebbe essere così. E quindi ho visto che lo proponevano in giro per l'Italia perché era diventata una moda. Okay. Che poi, se ci pensi, fa stranissimo pensare che semplicemente la forma possa attirare così tanta gente in un posto. Cioè, addirittura. Okay, che, no. Beh, pensi, è una roba alla fine semplicissima, sì, cioè, no, che cosa potrà mai cambiare da un cubo a un croissant normale? Anzi, io forse lo vorrei normale in un cubo. Però è una roba così strana che dici, cazzo, lo devo assaggiare assolutamente. E poi ho visto che adesso stava andando di moda sempre una brioche, ma completamente appiattita. Cioè piatta, come se l'avessero schiacciata. Croissant spiaccicato. Esattamente, esatto. Ho visto anche quella roba lì che è come se ti mangiassi una crepe per quanto riguarda il... Ma sì, no, metto a me il normale cornetto alla crema. Però a me è quello che fa più ridere. Grazie mille, cuole. Siamo un botto grande. Siamo un botto, non avrei mai detto che... Infatti, esatto, tenessimo, esatto, nessuno, esatto, invece, bravo. Poi domani, ragazzi, importantissimo, perché serata horror con Nick. Non si sa ancora però se si esce dal bunker, quindi si cambia gioco, oppure si tiene lo stesso. È vero che io ho pensato, è che a un certo punto ti spingi così oltre che dovresti finirlo. Capiamo. Allo stesso tempo è una tortura, però è vero che ci siamo spinti troppo oltre, perché se fosse stata una puntata prima avrei detto, guarda, interrompiamo perché non ce la faccio più. Vediamo, non lo so neanch'io. Non ce la fai, cioè stai pensando al momento in cui dovrai sopportare. Pensiamoci domani, va. Non ci pensiamo oggi. Non ci pensiamo. Va bene, non ci pensiamo oggi, va bene. Manteniamolo nel bunker, ormai mancherà poco. Ciao Roca. No, è vero, manca poco. Grazie mille Sara bla bla per i 14 mesi. Che poi in realtà su YouTube sta piacendo ancora il bunker. Cioè vedo che comunque la gente se lo guarda. Primo. Ah, è uscito ora il primo. Sì. Ah, vabbè, no, pensavo fosse tipo il secondo. Per me già con questo diranno, vabbè, ma mi sono stiamo rotto guardando. Può essere. No, probabile. Può essere. Ah, comunque saluto Fre, che a cui non ho risposto, dovevo mettermi tu d'accordo. Dovevo mettermi d'accordo per andare a prendere un caffè o qualcosa, ma poi mi sono chiuso nel mio universo, non ho cagato più nessuno.
come sempre. Una parola. No, vabbè, quindi sì, ti stavo dicendo, mi fa molto ridere che comunque la gente sia strafascinata per questa cosa e vada in questi posti per una semplice forma. Cioè, no, magari, infatti è no, più è il momento social. Esatto, cioè che lo puoi far vedere a qualcuno, è incredibile, pazzesco, perché l'umano comunque è una scimmia. Ma anche perché poi appunto devi farti la fila. Ma questo ti pare, tu devi andare a far colazione, devi presentarti di un'ora e mezza prima e stare fermo in piedi. Ma siamo se. Che poi se fosse per una cosa di gusto, ti dico, avrebbe anche già più senso. No, certo. Cioè, certo. Solo lì fanno quella crema, sì, sì, che è la più buona, è considerata la crema più buona al mondo. Già ci posso fare un pensierino. Forse per una forma non lo farei. No, più che altro perché se anche fosse per la crema, tu ci puoi andare alle 11. Trovi posto agilmente. Vabbè, certo, sì, sì. O a mezzogiorno, quello che è. O al pomeriggio. Ho visto, sono i tavolini, diciamo, molto pieni, ma trovi comunque un po' di spazio, insomma. Comunque tu mi devi togliere questa roba, perché sennò io impazzisco. No, nel senso, vedere queste robe alla mattina, poi sapendo che mi sono solo nutrito di acqua, è terribile. No, se no avevo visto anche, mi ha fatto ridere, perché l'altra famosa è in piazza San Carlo. Scusa, il caffè San Carlo, che è in piazza, perché l'ho visto anche quello da Gianni Franci. Poi non sono andato neanche lì. Tu hai fatto il tour di Gianni Franci? No, prima ho controllato, loro sono torinesi, ho detto vediamo un attimo cosa consigli. I ristoranti non ne potevo mangiare in nessun posto, perché è tutto con la carne. Ah beh, certo. Però non è che non potevo, però diciamo, mi scocciamo, cioè, potevi fare un'eccezione alla regola. Poi in realtà una l'ho fatta, anzi tecnicamente due, una di carne e una di pesce, quindi poi... Ah, quindi niente, allora potevi andare. Però secondo me con meno senso di colpo. Ma poi mi fa straridere che Gianni Franci l'ultima volta, no è l'ultima volta, uno dei video recenti che hanno caricato, che non ho guardato. Non sono in pari con l'India, mi manca lui. No, io ho visto semplicemente che avevano postato questo tonno, ok? Non l'ho perso. E che subiva una sorta di... quello del ristorante stellato. Quello del ristorante stellato. Cioè veniva... Beh, una fetta di tonno. No, era una fetta di tonno che veniva lasciata lì più giorni per assumere un determinato sapore, che non sapevo si potesse fare col pesce. Cioè pensavo, è la frollatura della carne. Adesso dirò una cagata per chi ne è esperto. Però è tipo la frollatura della carne, la facevano con il pesce, quindi è una roba particolare. Quindi c'era questo tonno che sembrava veramente un cadavere lì. C'era proprio il corpo del tonno. Ma tipo sventrato. C'è lei che tiene a un certo punto in mano il tonno, ok. Ma è di questo colore cadaverico tremendo, ed è veramente una scena orribile. Infatti mi ha fatto ridere, perché loro giustamente comunque espongono. Non è che loro giustamente non sono, non, cioè, loro sono onnivori, no, giustamente. Esatto. Quindi, no, quindi non stavano, cioè, sì, non stavano, no, pensando a quella roba. Però è un'immagine mega macabra. Vabbè, sta di fatto che anch'io però ho resistito alla carne. Non so come ho fatto. Cioè avevo a un certo punto davanti delle quelle tipiche scaloppe che fa la nonna al forno, no, con sopra il limone, con un po' di pan grattato. Dai, le scaloppine, no, sono buonissime, capito, scaloppine, sì, di pollo. Ce l'avevo davanti, sentivo l'odore, mi facevano una voglia incredibile. Non ho preso niente, sono stato bravo. Addirittura la carne salata, presente quella specialità trentina, che è tipo roast beef, però è ancora più strong come gusto, cioè ancora più crudo, ti direi. E forse dovrei tornare onnivore e provare tutte queste cose, forse che dovrei, non ho mai provato. Ma infatti tu dovresti fare una settimana, no, una settimana solo carnivoro, provi tutto e poi torni indietro. Così non hai più nessun desiderio. Infatti a volte ero tentato, una tartare di fassone, però ho detto no, beh, dai. Non te la fai e niente, non se ne fa. Però in realtà ho sgarrato lo stesso, quindi vi è mancata la mensa tantissimo, Frank. Ci stavo pensando anche un po', a me, ma oggi non ci andiamo. Perché non ci andiamo? Dovete fare il video. Vabbè, facciamo il video e poi andiamo in mensa. Vabbè, ma un video in cui cucinate, pranzerete con quello. Ma che palle. Adesso, ma io sono venuto solo per la mensa. Un po' anch'io. Allora scusa, no, dobbiamo andare. Io e Pingu, voi mangiate. Vabbè, capiamo. Vabbè, vediamo dopo. Vediamo un attimo. Buona la tartar madonna. No, io ti volevo chiedere, perché hai mandato sul nostro canale Telegram per gli abbonati. Quella roba più noiosa. Mi hai mandato delle robe noiosissime, quindi volevo sapere quali erano state le attività. Cioè, dove sei stato, cosa hai visto effettivamente. No, beh, poi appunto... vediamo, stavo pensando ad altri posti in cui ho mangiato. Vabbè, un ristorante vegano buono, anche se quel giorno erano un po' incasinati. Sì. E quindi a un certo punto, al di là del far aspettare un po' prima di entrare, nonostante la prenotazione, e poi arrivava tardi anche solo a chiederti cosa vuoi da mangiare, a portarti da bere. E vedi già Frank che si era alzato. No, pronto. Vivo lo stesso, chi se ne frega. Però mi ha fatto strano che a un certo punto è arrivato, perché poi c'è il proprietario che lui tipo ti accoglie, ti porta ti le cose. Giacca, cioè, no, quello no, però ti fa parlare. Cioè, intanto ti viene a parlare, dire due robe, cioè gira un po' nei tavoli, ti porta certi piatti. Vabbè, quello cioè, che deve fare, quello che deve dirigere la sala, ci sta. Ma al di là di quello, mi ha fatto strano che a un certo punto ha detto:
detto: scusate, c'ho troppa. Cioè, oggi siamo pieni. Okay. Quindi era tutto un po' così. E ho pensato: uno, a me che cazzo me ne frega se sei pieno. Due, il tuo lavoro non mi interessa, tu sei pieno, allora io pago meno perché tu sei pieno ed è un servizio peggiore. Ah, quella cosa mi ha triggerato un bot. Ho detto: ma scusa, ma che cazzo vuol dire? Comunque... Dice, oggi faccio cagare. Però paghi uguale. Però oggi faccio cagare. No, ok, però a volte c'hai dei trigger te che sono incredibili. Ma scusa, ma se si può sentire. È che riesco a capire un attimo. Io cosa devo avere? Compassione? Di mi cazzo, non dispiace. Tre... pagar meno. Dice: cazzo, vieni nei tavoli a parlare. Dice Fra. A parte quello, bravo, vero. Vai a lavorare in cucina. Sì, ho capito, ma magari lui invece deve, gestendo la sala, deve cercare di. Ma allora non fare così. Dice: guarda, intanto vi porto questa roba, offre la casa. Ok. Metti niente a farlo. Okay. No, vabbè, certo. Magari non l'ha affrontata come la doveva affrontare. Però a me non l'ha gestita bene. No, però mi dispiace questa persona, magari che era in difficoltà, ha cercato un attimo di giustificarsi se il servizio era un attimino minore. Fai finta di niente piuttosto. Quindi l'hai odiato. No, è il problema che ribadisco. Cioè, come dice la chat, il cliente ha sempre ragione. Esatto, tanti non l'hanno capito questa cosa. Il ristoratore ti deve mettere a tuo agio, di farti sentire bene. No, beh, quello sicuramente. Non ti deve far sentire in colpa perché cazzo, siamo pieni, minchia, allora devo stare a casa perché ti sto incasinando il lavoro. No, no, questo può essere un ottimo spunto, assolutamente. Fai tutto ammetto, buono. Io forse avrei. Io quando mi è capitato che mi dicessero che ero un attimo in difficoltà così. Non mi scatta questo trigger qua, mi scatta più il capirli, quasi il giustificarli. Ma portami da bere, mi riempiva di vino. Dice: guarda, ti offro due bicchieri di vino. Vabbè, in alcuni ristoranti lo fanno. Cioè, mi ricordo che una volta mi è capitato di attendere, ci hanno sfondato di vino nell'attesa, anche perché lì addirittura non ci riuscivano a far sedere al tavolo. Ci sono quelli che hanno tipo il drink bar. Esatto, così. Quindi lì avevano allora, due seggiolini, ci davano continuamente dei calici. Siamo arrivati a tavola che non capivamo più un cazzo. Ed effettivamente è stata una gran serata. Non mi ricordo neanche di quello che ho mangiato. Ed è incredibile. Quindi, poi il cibo è arrivato abbastanza. Poi dopo tutto abbastanza velocemente, quasi fin troppo. Cioè, ok. Una. Beh, allora dai, quindi alla fine esperienze positive. No, due stelle. Una stella. Ci stava. Me lo ricordavo l'altra volta. Mi era piaciuto di più perché c'era già stato. A sto giro un po' meno. Però. Era. Cioè, hai provato qualcosa vegano. Di particolare? Cioè, qualcosa che non avevi che non provato. Mi ricordo. Ah, ok. Cioè, non sai se hai provato tipo. Vabbè, ma poteva essere. Cioè, sono tipo... cibi cianotti. Semplicemente sono elaborati in una maniera interessante. No, però dico, non è che hai sentito la carbonara vegana più buona della tua vita. Neanche hai provato dei piatti. Ma lui non ha piatti di quel tipo. Ok, che vanno a riprodurre piatti della cucina normale, ci sta. Cioè, più piatti. Nel senso, magari ti fa i tortelli. Cioè, se vuoi, ecco, ti fa degli spaghetti. Però non ho preso l'altra volta con le verdure. Ok. Non so niente di. La cosa più buona è il suo seitan, ammetto. Buono? Sì. Lo fa proprio a modo quasi fosse un arrosto. Cioè, con quel bel pezzo di seitan tutto coperto di salsa. Bello. Con le verdure, quello è molto buono. Ma te lo serve. Cioè, è proprio come fosse. Cioè, se vuoi, pensa a un arrosto. Sì, pensa a un arrosto. È uguale. Così. Ah, figo, bello questa cosa. No, quello è molto figo, però sì, niente di. Di edici. Trascendente. Poi avevo preso anche la degustazione. Perché avevo preso meno degustazione. C'è anche degustazione vini per 10 euro in più. Dicevo, bene. A quel punto, certo, perché non te la però fai. Non ti è piaciuto? No, non è tipo, uno era un rosé, ma il rosé non piace. Prima era uno spumante, ma lo spumante non neanche piace. Mai piace. Poi direte, vabbè, dei gusti di merda, un po' è vero. No, ne va, lo spumante. Però l'ultimo, per il dolce, anche lì era una roba dolce che non mi piace. E però, insieme al. Guarda, dovevi chiedere il rosso della casa. Esatto, insieme al seitan c'era un merlot buonissimo. Ok. Bevuti a quintale. Allora, devi fare un altro di questo. Un altro esatto. Di questo. Può essere che si chiami Orto, non mi ricordo mai. Sì, può essere che si chiami Lo. È quello dove c'è lì il vicino al tempio dal ponte di Maria, non so cosa, dove c'è sepolto il re. Ok. Comunque dicono: io lavoro in un ristorante, di solito se c'è da aspettare si va di bevande, patatine fritte a go go, tanta roba. Patatine fritte non mi è mai capitato. Neanche a me è mai capitato. Chiedono la bagna cauda. Non l'ho provato. Non mi ricordo neanche che cos'è, sinceramente. No, tutte le volte lo scordo. E anche sardine. Alici. Alici, sicuro? Sarde, forse. Ma Sicilia, no? Effettivamente. Alici, credo. Alici con l'aglio. Ma è bellissimo perché la bagna cauda è tipo spuntata a Space Valley, sì. Una roba come tipo 20 volte. E tutte le volte si vede che non mi convince questa cosa della bagna cauda. E lo scordo costantemente. Andiamo, ricetta di. No, non voglio la ricetta di giallo zafferano, vorrei Wikipedia. Sto per sapere. Madonna, ma è una roba tremenda, bruttissima. È un beverone. Aglio acciughe. Vabbè, acciughe. Alice acciughe. Ma magari mi potrebbe anche piacere, però devo dire che come si presenta non mi fa per niente.
Perché questa roba sì, ma strana, perché tu hai la roba in cui devi intingere le varie verdure. Ah, ok, pensavo fosse un piatto completamente diverso. No, no, è roba così. Anche questa volta cancellerò la bagna cauda dalla mia e mente. Non ho provato il vitello tonnato, anche perché non sono non troppo fan del vitello tonnato. Uno, non sono fan dei capperi. Due, ho visto proprio il... È tremendo il vitello tonnato. Cioè, penso che sia una delle presentazioni più brutte quelle del vitello tonnato. Oddio, aspetta, dipende. Ok, forse lì lo fanno in maniera differente. Eh no, perché appunto ci sono abituato a quello che magari si mangia con i parenti. Che arriva questo piatto coperto di questa palude, stanza. Esatto. Invece guardavo il video di Gianni Franci okay. di base queste fettone di vitello. Sì. Cioè in realtà anche abbastanza sottili, però belle grandi. Ok. E poi magari in mezzo c'è questa salsa che tu raccogli un po'. È diverso, ok. Esatto, cioè non ti viene un'altra roba, presentata come la palude di Mordo. No, esatto, è tutta un'altra roba. Che era una roba che io odiavo, perché mi ricordo che c'era questo compleanno di questo mio amico a cui andavo sempre, e nel menù per tutti gli anni si manteneva sempre questa tradizione del vitello tonnato, e arrivava, come dici, a questo piattone gigantesco, e poi vedevi questi capperi che galleggiavano, e la cosa assurda è che era tutta salsa. Cioè io mi ricordo che tiravi su sti fettoni, ma il fettone serve, cioè ci potevi mettere sotto anche del cartone di Amazon che sapeva della stessa cosa. Stranissimo, non l'ho mai, ti giuro, è un piatto che non ho mai capito, ed è un piatto che ho sempre pensato, sembra è tipo cucina anni 70. Cioè è una cucina che è rimasta bloccata lì. Cioè un piatto. No, poi magari sbaglio. No, non lo so, è proprio strano. No, però appunto ci sono. Cioè, dai, tanti modi in cui lo puoi fare. No, no, è vero. Dai, ma video. Inoltre, io ho anche conosciuto della gente mega appassionata del vitello tonnato. Cioè, che proprio lo mangia con gusto, che non vede l'ora che ci sia. No, no, ma penso in tanti, soprattutto immagino. Vedi, ma do io. Ma sei piemontese, sì. Sei cresciuto con quello, ci sta che. La salsa piace. È illegale, però. Ok. Sì, sì, ma posso capire. Io ieri, a proposito di vegano, ho provato il tuna. Che avevamo okay. Come si chiama? Non si chiama tuna, si chiama il vuna, cioè il tonno vegano che avevamo provato qua in puntata. L'ho preso per farmi una pasta tonno e cipolla per vedere quanto potesse avvicinarsi. Devo dire ni. Cioè è un prodotto che ha del potenziale, ma lo devo ancora scoprire. Non lo so, è un po' strano. Effettivamente quando apri sa veramente di pappa per gatti. Quella cosa lì ti discosta sa proprio. Hai presente quando apri l'umido dei gatti? Sì sì, ho capito. È esattamente quell'odore, anche forse un pochettino potenziato. Poi quando lo metti dentro, naturalmente ti hai messo anche il pomodoro. No, non ci ho messo il pomodoro. Ci avevo messo un po' di curry. Forse lì ho sbagliato a metterci un po' di curry. Ma cos'è? La ricetta di Nelson. È la ricetta di Nelson. Sì, ho attinto dalla ricetta di Nelson. Ci ho messo un pochetto di curry giusto per insaporire, per mascherare un po' il sapore, però non lo so, mi ha dato, cioè buono, l'ho finito, ma non eccezionale, pensavo molto di più. Adesso lo devo ancora provare. Vabbè, era solo per dirvi che faccio questi esperimenti, ma non sempre finiscono bene. È che in realtà, se ci pensi, puoi farne a meno del tonno. No, nel senso, ti mangi il tonno, o se non vuoi mangiare... No, è che io vorrei una roba che sapesse di tonno, ma che non fosse tonno. Okay. Perché per me il tonno in abbinamento è buonissimo. Okay. Cioè, la pasta tonno e cipolla è per me la pasta migliore. Cioè, quando sento pasta tonno e cipolla dico... Oh, mio no, Dio, mai mi sentito la pasta tonno e cipolla. Ho mai sentito uno fare... Ma dai, tonne, chi fa tonno e cipolla? Ma non fate tonno e cipolla? Vabbè, forse perché la cipolla ce l'ho messa io. Forse è la pizza tonno e cipolla. Cioè, io mai faccio la pasta col tonno con il soffritto di cipolla. Cioè, che come qualsiasi salsa. Che sì, anch'io. Cioè, faccio un soffrittino di cipolla. Mi immagino tagli la cipolla anche magari a pezzi un po' larghi. Ah, no, beh, io la vedo proprio. Sì, sì, no, allora sì. Che cazzo di io la taglio proprio grossa. Fai tonno e cipolla, non pasta col tonno e la cipolla. No, poi fai quello che ti fa. No, dico, sì, assolutamente. Ho sempre sentito tonno e cipolla, lo facevo anch'io buono, però crudo. Cioè, con la cipolla cruda. Ah, con la cipolla cruda. Sì, che poi magari volendo ci metti anche i fagioli, per esempio. No, io lascio cuocere un po' la cipolla grossolana, poi ci metto il tonno e poi mischio tutto insieme, ma perché a me piace proprio sentire i pezzettoni di cipolla, sono cipollaro. È strano. Sì, forse è strano, boh, non lo so, io tipo faccio col pomodoro di solito. A volte ci metto dei pomodorini, a volte schiaccio dei datterini in padella e ci faccio tipo una sorta. No, passata mi copro un po' troppo. Ecco, non mi piace per niente l'abbinamento pomodoro tonno. Ah, ok. Cioè pomodoro tonno è una roba che odio, cioè mi dà proprio... No, non è che mi dà la nausea, mi stanca. Tipo una frisella, si chiama frisella, quelle con... Diverso, già diverso, sì sì, ho capito. Cioè un pane comunque croccante con sopra un po' di tonno, un po' di cipolla. Già un po'... se non cipolla, pomodoro e tonno, già diverso. Però in generale il tonno come abbinamento mi fa impazzire. Cioè è sulle robe, buono, è veramente buono. Buonissimo. E quindi è per quello che ero affascinato dal vuna. Dici se trovi me la potrebbe svoltare. Non ha effettivamente...
totalmente quel sapore, ma mi devo anche un po' abituare. Magari devi riempirlo di sale, non lo so. Magari lo devo riempire di sale. Magari dipende dall'olio, più unto. Può essere questa sera. Vabbè, dateci la vostra ricetta della vostra pasta tonno e cipolla qua sotto nei commenti. E quando verrà ricaricato naturalmente il video. E quindi hai provato sta roba e tutto, ma io voglio sapere cosa hai visto. Non mi hai ancora detto cosa hai visto. E cosa ho visto? Sono stato allora al Museo del Cinema a Monte Volevo sapere se quello ti è piaciuto. Allora, l'esperienza... A parte che, secondo me, sono disorganizzati. Nel senso che tu hai sempre questa enorme fila. Sì. E poi invece, per se sei prenotato, alla fine devi andare lì dalle transenne ogni Mosque tanto chiedere, dire ma io sono prenotato, ma ti chiamiamo dopo, adesso chiamiamo quelli dell'altro orario. Non c'è scritto fuori? No, è tutto un po' a caso, quindi stai lì in mezzo alla strada. Cioè, ma come in mezzo alla strada? Sì, secondo me è un po' organizzato. Cioè, se tu hai prenotato, se arrivi 10 minuti prima dell'orario. Ma non ti fanno entrare neanche dentro. No, cioè tu stai lì, stai lì fuori. No, ma è molto organizzato, soprattutto se piove, poi è un casino. No, è vero. Ma perché effettivamente dentro non hanno uno spazio. Cioè, non è come magari al museo egizio che tu... Che dici, hai dello spazio dentro. Esatto, cioè che tu entri e c'è tutto il salone. Poi c'è il tornello e col biglietto entri. Vabbè, quindi il museo del cinema lì alla Mole e... L'edificio a Mole è bellissimo, molto bello, particolare. E sei stato fin su? Ho preso l'ascensore che ti porta di lusso. E quello è stato figo perché proprio è stata la prima cosa che ho fatto. Quindi, cioè, tu entri giù, in base, cioè, non vedi niente, sei un piano terra qualsiasi. Entri in sto ascensore che ti metti in fila. Quando ti spara su, tu praticamente esci ed entri nel museo. È vero che vedi tutto il quindi museo. Quindi tu sei lì in mezzo, in sospeso in aria con tutto il museo. Quello che è molto figo. E proprio quel momento non ti sei lì cagato addosso lì? No, però cioè, in quel momento avrei voluto una colonna sonora mega, mega epica. Si sta. Tipo che scopri le miniere di Moria. Ok, ma chiedono se avevi la guida. No. Tutto ciò. Ok, non aveva la guida. E poi sono arrivato su e c'è il terrazzo. Vabbè, bello stare lì. Quello, carino, no, quello è carino, c'è vento. Ho scoperto che ci sono un botto di montagne. Ok. Nel senso, ok, immaginavo, ok, vedi le Alpi. Sì. Ma le vedi ovunque. Cioè, ok, le vedi bene. Niente, poi guardando la cartina c'è solo il pezzo della pianura padana. Senza tutto il resto hai le Alpi tutti attorno. Quindi quello è molto suggestivo, figo. Vedi anche, cioè, Torino da sopra, carina. Ma sì, mi ha dato grattacieli. Okay. No, quindi è positivo. No, è carino. Mi fa straridere perché comunque come descriviamo queste cose rispetto magari a come descriviamo il paesaggio che vediamo in un videogioco, è incredibile proprio le emozioni diverse che ci danno. Cioè, mi fa straridere a volte pensare come la realtà sia bella, però non così bella. Cioè, a volte è normale e basta. Cioè, tu hai visto queste Alpi così e che dici straffascinante, però è stato lì volentieri, ecco. Ok. Peccato a leggerti un libro magari. Sì, c'è un bella location, cioè ti fa dire cavolo, se c'è una, conosco poche città, però una città come Torino, se uno avesse un attico col bel terrazzone, cavolo figo. Vabbè, quello io penso in qualsiasi città italiana, cioè, Bologna, se anche a Bologna, dai, se ce l'hai a Bologna un bell'attico. Però meno, perché a Bologna vedi un po' i colli e boh, invece però... col fatto che vedi tutte montagne, molto più figo. È perché a te piacciono le montagne, sì, a me piacciono ad esempio a me i colli rilassano, cioè, per dire, cioè quei paesaggi collinari. Ne vedi solo un pochino. Beh, dipende dove sei, naturalmente. Cioè, se sei vicino, non sei a Bologna, se no. No, se sei ce l'hai solo da un lato, dico. No, sì, ce l'hai solo da un lato, invece quello è vero. Lì sei proprio circondato, no, ci sta, quello ci sta. Che è carino. Ha senso. Poi, per carità, la pianura, cioè, è anche affascinante la pianura, cioè, vedere questa distesa totale, esatto. Molto affascinante, cioè. Sei circondato dalle montagne, meraviglioso, ci no, sta. No, però appunto quello è carino e vabbè, ovviamente c'è sempre mi turba tutto il casino della gente, gente che urla, di genitori che urlano contro i figli, poveri bambini, madonna. Ma hanno educati questi bambini del resto. Ma se vengono su così è un problema. Capito, ma anche tu l'hai programmato, cioè a un certo punto il bambino ti urla. C'era una signora che urlava in faccia alla sua figlia adolescente, urlandole. Okay. Erano... Beh, l'adolescenza però è un momento molto difficile. No, però c'erano tipo questa ragazza con fratello più grande, due genitori. Genitori, comunque, escono sulla cinquantina, sì, massimo. E c'era questa. C'era la figlia che cercava di dire: no, mamma, ma adesso capiamo così. E la mamma che gli urlava: tipo, io non ci voglio venire lì con te. Buona, mi sono rotto i coglioni. Basta, non ci voglio venire. Il padre fermo. Ma tu non hai capito dove dovessero recarsi? No, non ho capito. Cazzo, dovevi andare proprio di fianco e ascoltare tutto. No, mettere un botto curioso. E poi ho pensato: ma cavolo, cioè, va bene che è tutto, però urlare così ai tuoi figli. Vabbè, io sento tutte le crisi d'adolescenza dei miei vicini, perché te l'avevo detto che io ho il palazzo che ne fronteggia un altro. E sì, io, a parte vedere tutto quello che fanno dentro
quelli del palazzo di fronte, sento anche le discussioni perché c'è un'acustica perfetta, okay. E metà delle volte mi sono sentito le sgridate che facevano alla figlia adolescente i genitori con tutte le varie motivazioni del perché vai lì, perché ma vai là. Ma sono bravi. Giudizio positivo. No, non lo so, a volte, ma non mi viene da fare giudizio positivo o negativo, mi viene solo da tornare indietro nel passato, perché sono quelle discussioni che tutti noi abbiamo avuto con i genitori, che però si ripresentano sempre a ruota, ed è tipo il devi uscire, chi ti accompagna, quando torni, hai questo orario, come hai usato i soldi, cosa ci hai fatto e tutte le altre robe. Ho trovato il fumo No, quella non era una conversazione che mi riguardava, non ci sono stati dei drammi del genere, però mi fa ridere perché le modalità di discussione sono sempre più o meno le stesse, è molto interessante. E quindi dicevi un botto di bambini. Ma quanto un botto tempo di perché cioè, a un certo punto dovrò smettere? Beh, finché perché in realtà volendo non arriva ne ho... Nick, cioè appena arriva Nick, noi possiamo smettere. E, no, allora il museo del cinema, l'edificio mole è molto bello. Il cinema in sé, sinceramente, a me l'ho non era trovato bruttissimo. Okay. Esatto, nel senso che ti fa tutto questo percorso sulle origini del cinema, la nascita del cinema. Ma perché è molto dispersivo. Cioè, non è che ci abbia chissà cosa. Che dispersivo è che ha poco. Cioè, parte dall'ottica, esatto. da queste figure poi che vengono sovrapposte. Poi non avendo la guida, chiaramente non è che capisci neanche troppo. No, ma poi sai cosa? Cioè, no. Secondo me hai anche la cosa che entri lì dentro. E secondo me tu ti fai un po' un hype perché vedi delle certe robe che potrebbero essere fighe, anche tipo costumi. Io mi ricordo che vidi una figure di Alien, un costume di Alien, sì, sì. Delle robe del genere. Quindi mi saliva l'hype e poi in realtà sono tre cosette. No, cioè, no, quelle ne hanno proprio tre. Danno l'elmo di Darth Vader, vedi, un clone, esatto. Una testa di Chewbacca. Cioè, sono comunque delle belle, delle belle robe, però è poca roba. Cioè, nel senso, rispetto a quello che ti... No, esatto, quelle poche. E poi dopo ti fa fare... Dopo averti spiegato tutte le origini del cinema, eccetera, è carino che magari vedi dei vecchi proiettori. Ok, sì. A noi non ce ne fotte. Vedo macchine fotografiche, non so cosa fossero, molto vecchie. Devi mandare a Nick. Ci ho pensato, vabbè, ma se ne frega, se le trovo online. Sì, ci sta, ci sta. E dopo ti fa anche questo percorso della costruzione del film, cioè dalla produzione alla sceneggiatura, al casting, ai costumi, alla location, il montaggio, cioè c'è tutta questa parte. Tutte le varie fasi. Ci sono dei video di spiegazione, non so perché, di Neri Marco Re che ti spiega cos'è un green screen, cioè delle robe. Ok. Va bene. Però più o meno finisce lì. La parte invece che è stata più interessante è che nel frattempo stanno facendo fino a il 7 aprile, se non ricordo Masterchef, male. No, la mostra su Tim Burton. Ah, è vero, la mostra su Tim Burton. Quello bello, quello bellino. Quella cioè non era proprio la classica cosa di cui non pensi di aver bisogno, di cui non te ne frega niente. Io ammetto che se ci fosse stata sarei stato mega piacere, sarebbe piaciuto. Però quando poi te la sei fatta tutta dici vabbè, mi ha fatto piacere, ho scoperto cose nuove e interessanti, perché di base perché la possono fare su Tim Burton, da tutti i film che ha fatto. E ricordiamo che Frank pochi. Non ha mai visto un film di Tim Burton. No, ha visti, ma ha fatto venire voglia di vederne altri. Ok, però dai, a fini principali ho visto. Non ho mai visto Dumbo. Devi però stare anche attento. Adesso non mi ricordo quali sono, perché non sono però così appassionato di Tim Burton. Ce ne sono molti che portano il suo nome, ma in realtà lui praticamente non ha fatto niente. Cioè lui ha messo il suo nome, ha fatto, magari ha lanciato l'idea, ha messo la produzione e tutto, però non ha fatto praticamente niente. Quindi devi stare un po' attento su quello. E no, la cosa esatta interessante è che di molti film storici, che ne so, come I Due Armadi di Forbici, è proprio una sua idea che gli viene in mente di fare sta cosa. Quindi quello è figo. E dicevo, si può fare su Tim Burton perché lui c'ha sta cosa che fin da ragazzino, forse anche prima, faceva tutti sti disegnini, sti schizzi, sti bozzetti. Così a caso? Di roba, addirittura c'è, quello è molto figo, c'è lui una storia che lui ha scritto per Disney, che ha mandato a Disney, una storia per ragazzi, sono tipo 4-5 tavole. Ok. E c'è la lettera che lui ha mandato insieme a questo disegno e la lettera di risposta dalla Disney che gli dice... È molto figo, bello, ha degli belli quello, spunti. Quello bello. Però più o meno finisce. Però quello è bello perché è tutto originale. Infatti, sono un botto di che ne so, magari un tovagliolo dove c'è scritta la sceneggiatura di un suo film. Ok, ok. Cioè, perché lui si appuntava tutte le robe, esatto, quando lui aveva quando un po' potevo. Blocco note. Infatti, c'era tipo tutte le serie Taccuino, Tot su. Oppure c'erano tovagliolini. Ci sono tutti i tovagliolini da bar. Ed effettivamente è un modo. Che palla che non potevi fare una foto. Tecnicamente non potevi. Okay. Poi secondo me le trovi online. No, c'era il libro.
Ah, ok, volendo. Perché potevi prenderti, esatto, ci sta, 35 euro. Madonna, ok. Però se lo sai vuol dire che a un certo punto hai detto, vabbè, magari me lo compro. Alla fine finisci nello shop, dici, boh, vediamo, così. Sì. Però ho anche pensato per le live, però 35 euro. No, 35 euro era tanto, effettivamente. Perché dice Flavia, lui nasce disegnatore di base, effettivamente sì, quindi, cioè, effettivamente in sti disegni ci vedi un po' del genio. Robinia dice, tecnicamente, ho visto mille persone che scattavano foto. Sì, sì, no, beh, di tutto, bambini che toccano qualsiasi cosa, è una roba un po'. Lettere di Tim Burton in mano ai bambini. No, però è anche figo il fatto, adesso non so come funzioni, ma mi immagino che tutta sta roba di Tim Burton sia un po' sua, un po' di qualche università o cose, e quindi il fatto che ci si mettano poi d'accordo per organizzare queste mostre nel mondo è molto figo. Eh no, quello è... Anche lui che abbia tenuto tutte ste robe, cioè, bello, poi ci sono tutti i modellini, non so, degli Oompa Loompa. Beh, tutte le varie robe che lui è andato a... La sposa cadavere, tutte le cose, no? Quindi quella, ecco, ne vale la pena, non posso dirvi di andarci perché mi hanno detto che... È tutto sold out. Ah, è tutto sold out. In realtà lì è strano, funziona così. Cioè, di base, le prenotazioni hanno detto che sono sold out oltre metà aprile. Però tu puoi andare in fila lì. Questa cosa io non l'ho capito. Questa è una cazzata. Anche secondo me. Scusa, allora a quel punto lì non ha più senso prenotarsi. No, è che comunque devi fare la fila. Sì, però se tu ti metti fila, lì, però. Io vedevo che abbastanza scorreva la fila. Quindi c'è sta cosa doppia. Hanno fatto questa cosa doppia per cercare magari di non far arrabbiare la gente, perché è molto... E anche perché così tutte le volte che arrivi dalla mole vedi questo codone di gente. Ah, dici, beh, ah, certo, cavolo, è vero, che cosa ci sarà mai dentro, è vero. Comunque diceva Flavia, io sono andata con mia mamma e mio fratello, io zero foto in quanto vietatissimo, mia madre almeno 80. Perfetto. Però bello, perché se ti porti un parente un po' coraggioso, vedi che alla fine comunque l'album, senza comprare il libro da 35 euro, ce l'hai. Vabbè, ma secondo me è online. Poteva essere un bel ricordo, però, un bel librone di Tim Burton. Ma poi te lo mettevi a casa. È che non sono fan. Ma non sono fan. Ma lo diventavi. No, vabbè. No. Però vorrei vedere altri suoi film. Però quello che hanno chiesto anche prima, che ti volevo chiedere anche io, ti sei messo su quelle poltroncine disteso che ti fanno vedere il soffitto della mole? No. Non c'erano delle poltroncine al centro? Io mi ricordo che quando sono andato al centro, proprio giù nel pavimento. Nel pavimento c'è un coso con la roba di Tim Burton. Ok. C'è un tipo un parallelepipedo, okay, con tutti i tovagliolini di Tim Burton. E non c'erano delle tipo sdraio? No, niente. Oddio, ok, forse quelle rosse, perché anch'io me le ricordo. Cioè anch'io mi ricordo che ci si poteva sdraiare su queste poltroncine e guardavi proiettate delle cose. Beh, ci sono degli schermi che mandavano in loop i film di Tim Burton. Tutte le varie robe. Ok, forse l'hanno riadattato per Tim Burton. Forse no, ecco, la cosa figa è che effettivamente c'è l'edificio della mole. Dentro di base è praticamente vuoto. Sì. Nel senso che c'è la parte del museo del cinema, che è la parete esterna. Sì, quindi certo. Dentro c'è questo mega salone vuoto che va fin su. Ok. E quindi la mostra di Tim Burton è lungo tutta questa rampa. Ok. Che gira tutto attorno, un po' come al Lingotto di Torino. Cioè che gira tutto attorno, e quindi tu cammini lungo questa rampa e hai al centro l'androne e vedi tutte le cose di Tim Burton. Quello è molto bello. È una bella location. Quindi al centro c'è una roba di Tim Burton. L'hanno tolta per Tim Burton. Ah, ok, ci sta. Ha senso. Sì, al centro c'è un parallelepipedo con i tovagliolini di Tim Burton tutto attorno. Okay. Ma posso dire che però, per come l'hai descritta, è bella. Mi hai fatto venire un botto voglia. È bello. Pur non essendo mega fan di Tim Burton, cioè non è che non sono mega fan, mi piace, ma non l'ho mai approfondito. Devo dire che mi... Ma ti sei perso una cosa che ti poteva interessare. Mi sarebbe piaciuto. Sì. No, è proprio la classica mostra a cui andrei. Cioè, se so che c'è... Bello, caspita. Ma c'aveva anche della roba... Gli avevano anche allestito proprio del... Cercando di fare... Sì, cioè, di base è questo. Ma che quindi figo. In mezzo c'è sto coso. Bellissimo. Dove poi hanno messo... Non è fatto così. Cioè, hanno tutti i tovagliolini. E poi è qua lungo tutta la rampa. C'è bello. Tutta la roba di Tim Burton. Bellissimo. Però... E alla fine c'è Tim Burton che ti stringe la mano. No, quello no. Però sarà stato sicuramente a Torino. Lui, dico, sì, secondo me sì, cioè per inaugurare la mostra, oppure in qualche maniera per... Bellissimo. Okay. Vabbè, sono stato nel frigo coi cessi, sì, non ho capito il... Cos'è il frigo coi cessi? Ma forse l'hai visto anche tu, no. Cioè giù nell'androne sono diverse set. Ok, e sì, ho presente. È, entri in un frigo e... Ah, non me lo ricordavo, secondo me l'ero completamente perso. Quindi, boh, in generale non m'ha fatto impazzire. No, come? No, nel senso, è figo. L'abbiamo descritta per un'ora, sembrava una roba fighissima. Ti stai dicendo, la mostra di Tim Burton è interessante, il museo del cinema in sé non è interessante, andare sulla mole è carino. È carino, vabbè, ma quindi alla fine un'esperienza più sì che no. Ah no, per me sì.
Ok. Però dico, consigliare di andarci, okay, forse no, perché non c'è più la mostra di Tim Burton. No, è vero, effettivamente. Però magari cambiano mostra e ce n'è un'altra carina. Ecco, Appe mi lancia questo gancio perché lì dalla Mole c'è la Rai. Sì, è vero. Infatti è famoso il racconto. Di, certo. C'era quel racconto di Piero Angela che racconta proprio di aver visto quando la Mole è caduta, la cima della Mole. È caduta la cima della Mole? Sì, si era spezzata a un certo punto e c'era proprio Piero Angela. Oddio, secondo me è anni 60. Ma scusa, ma si è spezzata per un credo maltempo, non mi ricordo cosa. E lì di fronte c'era proprio Piero Angela che dal suo ufficio ha visto succedere questa cosa. Bellissimo, okay. E quindi c'è la Rai e ma io aspetta, non mi ricordo mai a Torino ci sono gli studi della Rai. La Rai, da quello che so, ha lo studio di Roma enorme, cioè gli studi, esatto, di Roma, e anche a Torino. Ah, okay, esiste Torino. L'orchestra di Torino, ad orchestra Rai, una Roma o Torino. Okay, e okay. Cioè, ha degli studi proprio grossi anche a Torino. Però, dove facevano i programmi. Ma la Rai non avrà studi in tutta Italia, più o meno. Sì, no, la Rai è. Perché la trovi anche qua a Bologna. Sì, no, okay, quello assolutamente. Però diciamo gli studi più grossi sono i TG regionali, cioè li provi ovunque. Lì sono proprio gli studi grossi dove fanno produzioni. Okay, okay. E gratuito c'è il museo della Rai. Ah, o meglio, in realtà non è proprio della Rai. Cazzo, è il tuo museo. Cioè, è strano, è il museo della radio e della televisione. Ok. Quindi vabbè, non è proprio il museo della Rai. Beh, però non è più è il museo che ti esalta le cose della Rai. Ah, ok, ok. Cioè, è il museo che ti racconta la storia della TV e della televisione e come attraverso poi la Rai. Diciamo. Vabbè, però dai, alla fine è un buon. Guarda, è gratis. Esatto. Lo visitate in 3 minuti, 5. Come 3 minuti? Se mi sono fermate 10. Vabbè, sono due stanze. Ah, okay. O meglio, è uno stanzone molto. Ma ci credo che è gratis. Però non c'è dentro niente. Ma come può essere figo 3 minuti? Ma è figo perché trovi. Cosa hai capito? Ma non è tanto capire, è che vedi cose interessanti. Cioè, vedi i Piero primi Angel. Sistemi radio, okay, le prime TV. C'è cioè il modellino dell'astronave che usava Piero Angelo nel suo programma. Ah, ok. Quella che poi l'astronave NOS che ha dato il nome. E vedi vecchie televisioni, vedi vecchi microfoni. Mi viene da dire che Frank ci sta dicendo che è figo soltanto perché comunque. No, perché è gratis. C'è un po' dentro la Rai e quindi è comunque gratis. Ma il fatto che sia gratis ci è sta. È gratis, vi passate 10 minuti a vedere delle robe che non vedreste. Esatto, c'è un microfono Neumann della Rai che si è scritto che l'hanno usato i Beatles. Ah, va bene, dai, carino, ok. Carino. Sì, sì, ci può stare. Alla fine è storia. E anche lì, come dicevi, per la Mole, una fila chilometrica. No, anche no, lì entri. Lì entri via, vai veloce, continuo. Perfetto. C'è l'albero azzurro dentro. L'albero azzurro, fighissimo, ma c'è anche della roba della televisione? Perché dicevano prima. Ah, ok, perché oddio, c'era magari Appe, c'era. Quando aveva commentato, detto c'era in teoria il. Forse il tavolo detto l'albero azzurro. Ah, l'albero azzurro. Allora forse mi sono confuso io. Scusate, mi sono confuso. No, diciamo che lo apprezzi di più perché non te l'aspetti. Cioè, non è quello che dici: ah, mi sono organizzato per andare al museo del cinema. Lì è. Stai camminando e dici: oh cazzo, c'è il museo della storia della televisione. Andiamo a vedere. Che fai? Non ci entri assolutamente. Ed è carino, ovviamente era un po' strano perché c'ha tutte ste TV che trasmettono robe Rai. Ok. Ma vecchie, tipo Raffaella Carrà, ma anche robe nuove, tipo robe di Sanremo. Okay. E quindi c'erano tutti sti bambini che guardavano queste cose. Ah, vabbè, ci sta. Ipnotizzati dagli schermini. E quindi musica a palla. Quindi, però è carino. Insomma, secondo me è un giretto. Già che vabbè, sei lì. Dai, già che sei lì, alla fine, effettivamente, farselo gratis non è male. Ma però stiamo mancando il museo più importante di tutti: il museo egizio a Torino. Ah, pensavo l'altro. Qual è l'altro? No, scusa. Il museo egizio è la seconda volta che ci vado. Ed era incredibile. Allora, mi ha emozionato più la prima volta. Ok. Però sto giro ho fatto una cosa che sinceramente vi consiglio, anche se è un po' costosa, ma fino a 6 persone la potete fare, con 50 euro che non sono pochi. Minchia, per interessante. Spero che ti abbiano dato un papiro. Puoi fare fino a 6. Ok, ok. Andatevi con la famiglia. No, ma io spero che poi con 50 euro però torni a casa con qualcosa. Cioè mi aspetto di tornare a casa con uno sticino di mummia, una benda. No. Però per 50 euro vi fanno. Potete prendere un'ora di tour guidato. Ok. Io l'ho preso sulla scrittura perché hanno aperto, mi sa da un po', perché mi sa che quando c'ero andato io 3 anni fa era chiuso. Ok. Però c'è l'ultimo piano, il 3, che è tutto sulla scrittura, e quindi c'era questa signora che spiegava
lungo tutte le sale, un po' di cose sulla scrittura. Ti sei pentito di averlo fatto sulla scrittura rispetto ad altre cose? Invece, bello, ok. Cioè, perché effettivamente ti fa vedere queste cose. E poi la bella, per me la cosa più assurda è vedere è questa professoressa egittologa che ti legge i geroglifici così a occhio. Ah, te li legge così a schiola? Vedi, perché qua c'è scritto questo, perché quello è posizionato così. Bello, lì c'è l'occhio che però in questa forma indica questo. Ma riesci a darti abbastanza nozioni per riuscire a anche solo, cioè impegnandoti a leggere delle robe semplicissime, no, oppure uno, mi sono già dimenticato tutto. No. Due, fai fatica, però mettiti a fascina, perché vedi come loro, antichi egizi, si erano tutti studiati le loro robe e addirittura avevano sia i geroglifici così che l'altra forma che non mi ricordo già più, che era una versione un po' semplificata da usare nella vita di tutti i giorni. Okay, cioè, okay, quando devi fare l'incisione per il faraone, ok, se no quando devi scrivere per quindi quello molto figo. E però non c'è stato un laboratorio di scrittura. No, vabbè, non volevo neanche. Peccato, era figo alla fine con il papiro tutti messi lì, ok, cosa abbiamo imparato. Però è stata una bella esperienza, per persona molto disponibile, puoi fare domande, ti racconta cose poi che magari vedi dopo dentro il museo. Ammetto, sì, mi ricordo la prima volta che ero andato, che però ero rimasto un po' fregato, diciamo, perché non avevo capito che chiudeva presto, okay. Quindi avevo visto più cose iniziali, meno quelle dopo. E l'altra volta, ammetto, sarà stata un'esperienza un po' più emozionante. Mi ero soffermato molto la prima volta, la prima volta, avevo visto il libro dei morti. Adesso, ammetto, ho fatto un po' di più le cose dopo, tutti i sarcofagi, qualche mummia, robe così, ed effettivamente è più interessante. C'è anche una parte in cui ti fa vedere anche bimbi mummificati così. Questa parte qua me la ricordo, però è figo perché comunque prima ti c'è tutto questo cartellone che ti spiega tutti i dilemmi etici sul far vedere queste mummie così, rispetto dei morti, quindi anche interessante perché ti prepara un attimo a quello che stai per andare a vedere. Ma dilemmi etici di adesso? Sul fatto che comunque loro sono stati bimbi di... No, il problema è che loro sono stati sepolti. Sì. E per loro cultura eccetera, loro devono starla dentro. Invece tu sei andato lì, li hai tirati fuori. Ah, per questo te li sei portati qua, li metti lì, ci spari la luce, tutti lì a vedere, farsi selfie. C'è un po' di dilemmi etici su queste cose, c'è il rispetto nei loro confronti. È che i dilemmi etici vanno poi alla fine a farsi benedire nel momento in cui, che comunque è passato così tanto tempo che non frega più niente. Cioè, nel senso di questi dilemmi etici, secondo me non ci sono, cioè, se lo chiedono, secondo te. Chi? I morti? No, non i morti, cioè le persone che effettivamente vanno a scoprire queste robe. Secondo me sì. Infatti lì ti spiega tutto il dibattito che c'è nel mondo scientifico su queste cose, come ci sono diverse scelte di vari musei. Loro hanno deciso di far vedere questa parte, però è effettivamente una stanza bella perché c'è tipo un corridoietto molto buio con queste luci soffuse che ti fanno vedere, si accendono un po' su questi corpi, però con degli schermi che ti spiegano un attimo tutte le varie cose, anche sul fatto di fare le tac sui corpi che ci hanno permesso di scoprire un botto di cose. Anche lì ci sono un po' di dilemmi etici, di base stai andando a profanare comunque un corpo, poi per carità è che un conto, secondo me, poi magari sbaglio, però mi sembra anche di capire che appunto un conto è l'uomo primitivo trovato così dal nulla, un conto è questo corpo che effettivamente è stato ritrovato chiuso nel suo sarcofago, che è lì da migliaia di anni dopo che loro hanno fatto tutto il loro rituale eccetera, e che ci credevano tantissimo, cioè nel senso loro effettivamente lì stai proprio andando a distruggere la loro religione, la cosa per cui hanno vissuto. È vero. È un po'. Metti anche solo che avessero ragione, tu effettivamente sei andato a disturbarli in una maniera strana. Poi ecco, dico una cosa che non sapevo, che ci spiegava l'egittologa, al di là del fatto che il loro e il signor Schiaparelli, quello che abbiamo trovato Schiaparelli, tutti è vero, i vari reperti tutto, eccetera, sì, e poi vabbè lì c'è il dilemma sul fatto di che li ha portati da lì a qua, cioè vabbè quello è un'altra roba. Però al di là di quello lui non li, come dire, le mummie non le apriva, non le srotolava, per dire, che all'epoca in realtà era una cosa che si usava a fare. Quindi lui è stato un po' un visionario da quel punto di vista, e quello che ci spiegava che questa cosa ha permesso di conservarli molto bene. Ok. E poi grazie alle tac successive si è visto che in realtà la cosa è che ti spiegano da bambino della mummificazione, che tirano fuori tutti gli organi dal canopi naso, e via. Sì. E non è proprio vero, o meglio si faceva, ma in minoranza. Ah, okay. La maggior parte delle mummie che trovano c'hanno tutti gli c'hanno organi tutti gli dentro, organi tutti dentro al loro posto, quindi figo. Anche questa cosa. Però vabbè, sono al museo egizio, vabbè, andateci, io poi sono andato il mio compleanno e non pagavo. Quindi, non pagare, non sapevo questa cosa. Per quello che ho speso per l'altro. Ok, non lo sapevo questa roba. Loro hanno questa iniziativa. Bello, bellissimo. Molto bello.
Quindi eravate tutti lì dentro e tutti stavano festeggiando il compleanno. Secondo me sì, c'erano solo persone che compivano gli anni in quel momento. Farebbe molto ridere, avrebbe senso. Cioè, scena incredibile, ci sono rimasto perché pensavo che il Museo Egizio fosse un po' più scafato. E personale all'accoglienza, c'era questa ragazza che, diciamo, stava lì, che non è che dovevi fargli vedere il biglietto, certo, perché il biglietto è dopo, okay, però se avevi bisogno ti indirizzava. E tuo info. E no, il, insomma, al volo spiega, cioè arriva in questa coppia di signori un po' anziani, e gli dice loro col biglietto così, e lei dice tipo: ah, lì c'è l'ingresso, tra poco aprono le porte, quindi potete aspettare lì, se no c'è il bookshop lì di fianco così. E poi si ferma un attimo e capisce che loro non stanno capendo, quindi sono stranieri, sì. E quindi è diventato: alle 9:30 doors they open. Ma dai, okay, ti giuro, era una ragazza, cioè, l'ho avuto la nostra età. Figurati, dai. Ti giuro. Ma io ho detto, boh, vabbè, pensavo almeno al Museo Egizio, pieno di stranieri. È strano, perché è un museo, scusa, che è riconosciuto. Più che altro vengono anche da tutto il mondo, il cioè mondo, il secondo al mondo. Doors they open, alle 9:30. Però, cioè, alla fine hanno capito? Penso di sì, cioè hanno iniziato a camminare, l'ha indicato bene. Beh, vabbè, se hai indicato bene, se hai usato la giusta qualità. Ero un po' colpito da questa cosa. Però, ecco, l'altra cosa che mi fa un po' strano è che ci sono tante scritte, cioè tutto ovviamente con le didascalie in italiano e in inglese, e non in arabo. In arabo solo alcune cose. E alla fine, se ci pensi, dici, vabbè, sono gli antichi egizi, adesso ci vivono gli egiziani attuali. Sì. Che parlano arabo, cazzo, faglielo anche in arabo, così possono venire a trovare. Effettivamente è una cosa a cui non avrei mai pensato. No, ma perché ci pensi, perché sono delle parti scritte in arabo. In arabo, ok. Però quelle grosse, cioè quelle che ti spiegano le sale. Sì, sì, sì. Ma non le didascalie. Quindi io ho pensato, cavolo, fallo bene. Cioè, no, beh, alla fine gli hai rubato tutto. Gli hai fottuto ogni cosa. E gli hai rubato, hai preso in prestito. Hai rubato tutto. Preso in prestito per un pochettino. Due robe. No, quello è vero, quello è vero. È strano. Però, vabbè, per il resto è un bel museo, cioè, consigliatissimo. Bello. Adesso, tra l'altro, lo rifanno. Cioè, lo rifanno? Tu sei mai stato? Io sì, ci sono stato. Ok, e ci spiegava questa signora che la sala dei re, come si chiama? La Valle dei Re, dove sono tutte le statue grosse. Quelle giganti, eccetera, bellissime. E la rifanno dopo tanti anni, per tutto con un nuovo design, una nuova struttura, per darti più l'impressione di entrare in un tempio. E quindi ha detto che da metà aprile in poi cambierà tutto. Ma io è una roba che contesto ai musei, ma capisco che su questo non ci arriveremo mai. È che secondo me loro dovrebbero incominciare a farti vivere i musei un po' come se fosse un'attrazione di un Luna Park. Nel senso, se tu avessi effettivamente un carrettino, ok, quello che prendevi a Gardaland e ti faceva fare realmente il percorso nella Valle dei Re, e allora a quel punto lì sì che veramente forse eri coinvolto. Lo puoi fare. Forse. A parte che adesso ha aperto un nuovo museo in Egitto, quindi non mi ricordo dove, però molto veneristico. Tanti musei, un carrettino, cioè tu ti metti sul tuo carrettino, tanto è il binario, si ferma giù, bellissimo, sarebbe veramente un'altra roba. E almeno magari c'hai una guida in quel caso, o una voce che ti spiega. Ma non voglio le voci che non voglio. Voglio il pistolone laser da sparare alle mummie. No, è che sono cresciuto, cioè a parte da bambino che vai nei musei e spesso ti rompi le palle. Sì. Poi crescendo sempre pensato, ma che palle, cioè il museo è interessante, non vorrei avere la guida, cioè che due palle. È vero, è vero. Effettivamente invece facendo quella cosa lì con la guida, ho detto, cavolo, dovrei andare in tutti i musei con una guida, so che spendi un botto. Sì, spendi veramente proprio, un botto. Cioè, lì dici, capisci le cose che vedi. Però, perché lì c'è l'audioguida volendo con l'app, non avevo le cuffie. Sì. Però è diverso. Però io ti dico, quando sono stato in Sicilia, che c'era comunque tanto turismo, mi ricordo che in tutti i vari musei o robe in cui serviva la guida, mi ricordo che mi accodavo ad altre guide. Sì, sì, ecco, io l'ho fatto in diversi momenti. Quello ce la fai benissimo, perché tanto nessuno ti può dire non stare lì in quel momento lì. Quindi se proprio vuoi sapere una qualche precisazione su qualcosa di più, solo che sentivi, dovevi un po' più dovevi stare un po' lì, no, capisco. Infatti mi ha interessato, c'era una conversazione che mi è piaciuta, a parte che questa signora, cioè questo personale del museo, questa professoressa, immagino, non lo so, che spiegava di uno sciopero, che c'è tutto il papiro che racconta di questo sciopero, bla bla bla. E dopo parlava degli schiavi nell'antico Egitto. E dopo un bambino ha chiesto: ma quindi chi gli ha costruite le piramidi? Okay. E la signora fa: gli antichi egizi. Perché effettivamente, cioè, noi non so perché, ma. Ma in che senso? No, non ho capito. Nel senso che noi, se non sbaglio, almeno per me, siamo un po' cresciuti che a scuola ci hanno insegnato che gli schiavi facevano le piramidi. Ah, ok. Cioè, c'è un po' sta convinzione.
Tu non l'hai? Stavo per dirti non è vero. Non è vero. E invece no. Ma okay, ne parlava anche Barbero nel suo podcast. Ero convinto di sì. Esatto. Ma me l'ha fatto vedere anche il Principe d'Egitto. Quindi tu non puoi andare contro il Principe d'Egitto. Probabilmente quello. Dai, chi li faceva? Caldo, il Principe d'Egitto, l'ho scoperto tutto falso. No, come tutto falso? Sì, tutto ma non ci sono prove che ci fossero ebrei schiavizzati in... Veramente? No. Ah, no, scusa, da dove prende tutto il Principe d'Egitto? Storia incredibile. No, ok, però dico, avrà preso comunque spunto da qualcosa. Vabbè, qualche mito, qualche leggenda. Quindi non c'erano ebrei schiavizzati in Egitto, niente? No, non in quelle dimensioni, okay. Ma soprattutto gli schiavi c'erano, ma pochi. Ah, ok. Ma perché... Però, scusa, ma allora chi le... No, gli antichi... no, diceva chi... infatti il bambino diceva, chi lo faceva? La signora gli spiegava, guarda, gli antichi egizi, cioè, ognuno aveva il suo lavoro e facevano le robe per costruire le tombe, infatti poi... Cioè, gli ingegneri... Esatto, e poi infatti c'era sta cosa figa che c'hanno poi i reperti, okay, lì al museo, di queste tombe trovate, che uno era un direttore dei lavori di una tomba del faraone, che mentre costruiva quel faraone si costruiva la sua di fianco. Ah, questo capitava spesso, me lo ricordo. Però sì, le costruivano, però, le persone un normali attimo, però qualcuno doveva spostare questi massoni e lo facevano loro, perché infatti diceva non gli sarebbe mai convenuto avere tanti schiavi, perché proprio non avevano i mezzi per riuscire a gestire tutte quelle persone schiavizzate. Ok. Invece okay, loro riuscivano a vivere, diciamo, nella loro società, con i loro sistemi, eccetera. Quindi mi stai dicendo che non c'era nessuno che li frustava, no, mentre dovevano portare... Esisteva la schiavitù, però non era una società basata sugli schiavi come era tipo l'impero romano. Ok. Quindi ce n'erano, però... Questa cosa la devo approfondire. Lavorava, ma lo dici anche nel suo podcast di Barbero, quello dove parla di tutto. Erano lavoratori pagati, no, vabbè. Dove parla di tutto. Barbero raccontava sta cosa. Non nelle migliori condizioni, mi viene da dire. Vabbè, cioè, magari non erano schiavi, ma comunque erano dei lavoratori poverini. Infatti, bellissimo, c'è un papiro che ci ha raccontato la professoressa, dove si racconta di questo... Cioè, lo scambio di messaggi, diciamo, di lettere, sì, tra questo signore e suo figlio. Okay. Perché questo signore l'ha mandato alla scuola per gli scribi. Okay. Per fare lo scriba e avere un futuro migliore. Perché dice che se no, se vai a fare il contadino, un lavoro di merda, vai a fare il l'agricoltore, sì, l'allevatore, certo, il muratore. Sono tutti lavori, okay, belli ma faticosi. Invece voglio per te un bel futuro, vai a fare lo scriba, diventa una persona importante. E il figlio dice, no, io non c'ho voglia di studiare. Ma sul serio? Sì, dice che questo bellissimo scambio così. E quindi è perché effettivamente erano lavorati, cioè, pazzesco, non è che... No, certo, no. Ma scusa un attimo, altra roba che mi ricordo, che è un po' dibattuta, sulla costruzione delle piramidi. Non so se è stata approfondita questa cosa, come spostavano questi massi. Perché sapevo che... Vabbè, ma perché hai visto come me Voyager di Giacobbo, che dice sono arrivati gli alieni, no, che li hanno spostati. Allora, dicevo della cosa degli alieni, però io sapevo che all'inizio si pensava che venissero spostati attraverso questo sistema di tronchi, poi in realtà dopo si è tornati indietro e si diceva no, non sono stati spostati in questa maniera, ma usavano l'acqua per spostarli. E quindi non lo so, perché okay, lì non si parla di grosse piramidi. Cioè, considerando tutte le robe che hanno trovato lì, le hanno trovate, sono quasi tutte del... pare si chiami Luxor, la città esistente adesso, di fronte alla quale hanno trovato tutti questi, la maggior parte dei reperti, okay, del museo egizio. E non ci sono piramidi, lì sono scavati nella terra tombe, cioè, oppure ci sono quelle tombe classiche, che è una piramidina piccolina con le entrate, poi sotto scendi e c'è la tomba. Quindi secondo me quella roba lì dovresti andare a Giza. A Giza, dove hanno aperto, se non sbaglio, il nuovo museo in Egitto, dove immagino ti spiegano tutto per bene. Tra l'altro pare sia un bellissimo museo. Se vuoi andare, mi piacerebbe, un po' scomodo. Esatto, l'Egitto, sai, stare attento a come ti muovi. Ammetto che l'Egitto, proprio per l'antico Egitto, mi ha sempre affascinato tantissimo. Stavo pensando che... mi hai distrutto con questa roba che gli schiavi non costruivano le piramidi d'Egitto. Cioè, e poi mi hai tolto anche... Bambino, penso che gli abbia rovinato. Ti ho tolto anche quello, perché ho letto sul penultimo di Internazionale, c'è tutto un articolo che ti spiega di come... Terribile. Di come Gesù non è mai esistito, che sono tutte cose non vere... Perché si dibatte molto sull'esistenza storica, non di Gesù che fa i miracoli, però persona che ha convogliato. Però mi sembra strano pensare che non sia esistita una persona che in qualche maniera l'ha ispirato, 100%. Io ero rimasto che appunto c'erano forti convinzioni, invece questo articolo dice che ad oggi non ci sono prove di nulla. Cioè, un po' di dibattici sulla storicità delle robe, ma sono quasi tutte false, quasi tutto quello che è dentro la Bibbia è falso, il re Salomone, sono tutte cose un po' inventate. No, ma è che io sulla falsità
di, cioè, su quelle cose lì inventate di sana pianta ci posso credere, allo stesso tempo mi viene da dire però saranno state fatte sulla base di qualcuno o di un gruppo comunque di persone. Lì cioè, dice di un che gruppo non di persone sa, che cioè, magari ha ispirato la figura di Gesù. Lì dice che gli storici non sono d'accordo, non sono su d'accordo, quello. C'è un filone che è convinto di sì, ma dice è il filone che pensa che abbia fatto davvero i miracoli, quindi. Ah, ok. Cioè dice a livello proprio di prove storiche, anche proprio per quello che è scritto nei Vangeli, cioè quasi nulla, cioè sembrano tutti un po' copiati, un po' inventati, okay. Cioè non si riesce ad avere riscontro, poi magari sì, magari no. Io invece ero rimasto che c'erano prove, invece non quanto pare no. Però ho visto, sono andato anche dalla Sindone per sbaglio. Ah, dalla, ok, perché a un certo punto sono finito al Duomo di Torino, sì. Okay. E lì entrando ho visto che c'erano frente le locandine, vieni a vedere la Sindone. Vabbè, cosa fai, non la vai a vedere. Ed effettivamente particolare, ma in realtà non più per vedere la Sindone, anche perché non si vedeva, c'era cioè okay. Un coso, non ho ben capito. E però è particolare il fatto che tu arrivi lì. Quella è la prova, quella è la prova no. Maggiore, eh? Quella ce l'hai, cioè finita. No, effettivamente. No, la cosa particolare è più il vedere tutte queste persone che vanno lì. Quello è quello molto particolare, molto particolare, sì. Però sì, la chiesa in sé è anche bruttina, se posso dire. Anche lì comunque avevo sentito un gigantesco complotto in cui c'entrava anche Leonardo da Vinci, ma non mi ricordo sinceramente. Cioè qualsiasi roba, esatto, anche per datare quel velo, quel telo. No, ma infatti non so se c'è la copia, ma perché infatti non è che la vedi, quindi boh, non ho ben capito. Come non la vedi? Sì che la vedi. No, c'è questo. Non ce l'hai esposta? No? No, ma c'era questa specie di cassapanca e un coso appeso, sì. Ma no, è una allora, foto la, tipo. Esatto, ragione, no, c'è come è dici come te? Un tavolo coperto, esatto, non lo so. Tu secondo me c'hai solo la rappresentazione rifatta, sì. Riproduzione, perché così i fedeli comunque arrivano lì e la vedono, quindi, boh, è vero. È un po' così. Però, hai fatto tutto comunque, merda, cioè non ti sei lasciato indietro niente. Qualcuno prima parlava del Museo di Arte Orientale, l'ho visto l'altra volta, okay. È interessante, secondo me piacerebbe, cioè vedi anche robe, i vestiti del samurai, come si l'armatura del samurai, vabbè. L'altro invece museo che ho fatto, che secondo me è il più bello di tutti, vi consiglio se avete un solo giorno. Ho paura. E, o anche se in realtà si fa, non ci vuole troppo, è il Museo del Risorgimento Italiano, cioè quello proprio figo, però è figo perché ti... Diciamo, se ti sei ascoltato un po' di lezioni di Barbero, come avete sicuramente fatto, in cui parla delle guerre di indipendenza, della, se volete anche un po' sulla prima guerra mondiale, il ciclo di conferenze che ha fatto su Cavour, Garibaldi e Vittorio Emanuele II, ritrovi tutte quelle cose. Devi avere, insomma, passato almeno una decina di ore sul web, no, con Barbero, forse un po' meno. Però, okay. Diciamo, sono quelle robe per cui Barbero è mega infognato e te le ritrovi tutte lì al Museo del Risorgimento Italiano. Costa 10 euro, non è esagerato, se siete studenti fanno lo sconto. E poi è bello perché è proprio il però palazzo cosa in sé vedi? È bello. Cioè, nel senso... Allora, intanto il palazzo in sé, okay, palazzo è molto carino, bello, è molto okay. Bello e rispecchia proprio l'Ottocento, cioè tutto figo. Dentro di base hai una marea di quadri, okay. Quasi solo quadri, nel senso che tutto racconta, sono tante stanze tematiche che ti ripercorrono tutta la storia dalla Rivoluzione Francese alla Prima Guerra Mondiale, praticamente. Okay. E diciamo è tutta narrata con questi quadri. Quindi tu dici, vabbè, non sono okay, foto, sono sì, quadri. Sì. Però in realtà sono interessanti. Ma insieme a quello trovi cimeli, trovi busti, statue. È che i busti sono le spade odio, del re. No, vabbè, ok. No, vabbè, che tu come. Ma è che infatti non è di per sé il fatto che dici, ho visto il busto di Cavour. Sì, ok. Però. È figo il fatto del percorso storico che ti vabbè, sei dai, fatto. Ci sta. Ah, sì, sono anche questi video esplicativi delle cose. E appunto sono i cimeli, le spade. Per quanto il re non è che mi sia praticamente simpatico, però cioè, sai, c'è la spada del re, quelle robe lì. Okay. Il vestito con cui è andato in battaglia, cioè quelle cose un po' carine. Il letto di morte del re. Tutte queste. Vabbè, dai, per chi è appassionato di storia italiana, secondo me potrebbe. Potrebbe essere suggestivo. Perché dici, vabbè, alla fine, per quanto. In ogni modo in cui tu la pensi, eccetera, però è il modo, diciamo, quello è il percorso che ha portato prima al Regno d'Italia, no, la Repubblica infatti italiana, devi essere, però devi essere un po' appassionato di quel periodo, vabbè, lì, dico, cioè, una volta un po' coinvolge. Vabbè, però sono quelle cose che a scuola non te le insegnano. No, è vero, non te le insegnano. Vivertele una volta. Sì, effettivamente è vero. Secondo me ci può stare, ecco, quindi poi c'è quello che ho mandato, di cui ho mandato la foto, il Parlamento. Il Parlamento, molto bello quello. È molto bellissimo. Bello più che altro perché lì c'è non scritto so che non usino è l'unico in Europa che si è conservato dal 48. Okay. Immacolato. Poi lì ci sono stati tipo una ventina d'anni ad usarlo
Ed è, sì, è di quando fecero lo statuto albertino, 48, per avere un minimo di rappresentanza. E ora non lo usa più nessuno, e ora è... No, ma è proprio chiuso. Ah, è proprio chiuso, proprio tutto sigillato, perché sennò si rovina. Sì, vabbè, ma ho scoperto che fino a 2 settimane fa era aperto, l'avevano aperto tipo una settimana per far andare la gente, poi l'hanno richiuso, quindi non l'ho mancato. Però quello è suggestivo, è anche suggestivo quando vai nell'ultima sala, che è l'altra sala del Parlamento, perché adesso mi ricordo, credo sia la sala del Senato, ma potrei ricordare male, che è molto più grande, dove però hanno smontato tutto, però è un salone proprio immenso, tutto affrescato, altissimo, molto figo. Allora ti dico, ci hai provato con tutte le tue forze, non andrai minimamente, c'è una carrozza che regalata a Garibaldi per fare il suo... Ma mi stai citando tutte le robe stranogliose. La sciarpa di Garibaldi. Ma che me ne frega la sciarpa di Garibaldi? Cioè, tra il Museo Egizio, per come l'hai descritto, la mostra di Tim Burton, queste devo dire che non riescono a reggere il confronto. La carrozza, gli abitini, i busti, le spade. Poi spade anche. Le pistole. Che le usavano? Sì. Okay. Delle pistole vecchie, era affascinante. Ammetto, questo non mi ha ispirato. C'erano anche tutti gli elmetti. Tra l'altro sono rimasto malissimo, perché sono tutti questi elmetti da tipo a cavallo 800-900, tutti da guerra. E poi a un certo punto c'è un buco con la targhetta e la maschera antigas austriaca in restauro. Ci sono rimasto malissimo, perché avrei voluta vedere l'antigas austriaca, quindi però secondo me è carino. Però capisco, però il palazzo è bello. È proprio suggestivo. Immagino. Vabbè, comunque ma infatti anche la signora egittologa ha detto vada nel museo. Però ha detto, cioè, mentre salivo le scale, ha detto vedi lì c'è il palazzo Carignano, e c'è proprio la vista, vedi dove dentro c'era il senato, così è molto bello, molto suggestivo. No, vabbè, ci sta, ha senso. E però non bello quanto il museo della Fiat, che ce lo dicevano anche lì in chat. Non ci sono stato. Non c'è stato. Io sono, perché l'altra volta ero andato lì dal Lingotto, però forse non sono stato al museo della Fiat. Ok, non ho ricordi. È il momento, ragazzi, che tutti aspettavamo, cioè il momento dei souvenir. Vediamo cosa ci ha portato. Oddio, non ho portato niente. Vabbè, ci ho provato. Spero. Poi sono andato al... effettivamente potrei raccontare un po' di roba, però anche basta, perché sono... Devo solo fare un attimo di pipì. Mi dai 2 minuti. Ma possiamo anche chiudere? No, 2 minuti. Sono le 10:30. Vabbè, ma hai detto che hai ancora un sacco di roba da raccontare. Però un po' anche 2 palle. Vabbè, ma così la fai almeno completa. Cioè c'è tutto, capito? Ma no, tu mi dai... ma è perché io dovrei fare anche delle cose. Beh, intanto tu racconta che... Devo reinstallare Windows. E vengo a salutare. Faccio così. Tu racconta quest'ultima cosa. Faccio la pipì. No, beh, racconto le cose più noiose. Tipo... Allora, se un bel giro, se secondo me, da persona che non vive a Torino, che c'è stata solo 2 volte e che non si fa problemi a camminare tanto, è che non sapevo, da ignorante, che a Torino ci sono 2 fiumi, c'è il Po e poi c'è anche la Dora, la Dora Riparia, che quando ho letto il nome ho detto, ah cavolo, perché secondo me mi ha sbloccato qualcosa di reminiscenze da bambino. E quindi un giro che vi consiglio, ma non so cosa l'ho fatto io, però magari è una stronzata, è fare questo percorso in cui andate fino a, diciamo, perché c'è un punto in cui si uniscono la Dora e il Po, quindi voi andate in un punto un po' indietro della Dora, tipo c'è un parco, mi sa, con dedicato ai morti della ThyssenKrupp, una roba del genere, e poi vi fate tutto il lungo Dora, anche se non si riesce troppo a fare, cioè ci sono alcuni punti in cui non si riesce, dovete fare un po' di giri, però in generale è fatto abbastanza bene, con aree verdi, così, e quindi ve lo camminate tutto, poi arrivate dal Po e dopo vi fate tutto il lungo Po, così. Adesso magari ve lo... vediamo se riesco a farvelo vedere, per quanto sia noioso, però boh, magari, vediamo se ve lo trovo, mettiamo il satellite, esatto, arrivo, esatto. Se voi andate tipo qua, ex fabbrica ThyssenKrupp, c'è questo parco, quindi voi arrivate qui e poi iniziate a camminare lungo la Dora e fate tutto, bla bla bla, e finché arrivate qua, e qua dopo c'è il lungo Po, e dopo... ovviamente sì, non... ci sono dei pezzi in cui non è camminabile, però dopo partite vi fatto il lungo Po. Ti sei fatto tutto il Po! Fino al Parco del Valentino, che a sto giro in realtà ho girato quasi nulla perché l'avevo già visto. Come posso dire, hai detto che non c'era del verde, ma è pieno di verde adesso. Se dove? Guarda, è tutto a destra, guarda lì. Ma questo non è Torino. Guarda, cioè... Borgo Po.
Guarda Cavoretto. Dov'è Borgo? Lì c'è. Sì, ma Borgo. Non sei a Torino. Cioè, Torino è... Vedi Torino com'è? Guarda. Ma com'è schematica tutto... Torino? Ma perché è tutto scusa, risorgimentale. Bello. Quindi vedi. Però mi piace, cose. Molto metodica. Sì, qua va bene. C'hai del verde qua, ma è a casa di qualcuno. Sì, effettivamente. Cioè, sì. Questo dico, hai qualche parco in giro, però è molto... Cioè, tu hai interi vialoni. Ok. E cioè, non vialoni, magari strade più piccole, tipo che ne so, qua. Sì. Non c'è un albero. Ma anche per sbaglio. Vai dritto e non c'è mezza. È un po' brutto. No, comprendo, cioè, comprendo. C'è un po' di soffocamento. No, sono stato e che l'ho scoperto dopo in questo pub che sembrava dalle review il migliore. Mm-hmm. Vediamo se lo ritrovo, esatto. E poi andandoci dentro, secondo me è stato a quattro ristoranti. Qualcuno di voi mi corregga se sbaglio. Ma veramente? È un pub irlandese. Avevamo fatto una puntata sui pub irlandesi. Okay. Io ho questo ricordo, poi smentitemi. Ok. E, a Torino e c'è effettivamente c'era questo che è molto. Comunque mi fa strano dire che comunque Frank quando va in una città deve cercare il pub. Vabbè. Cioè il pub è tipo è metafissa se e ci sono, assolutamente. Cioè che ne so se però vado... tu sei andato a beccare quello con la recensione migliore, quindi vuol dire che proprio questo te l'hai ripreparato un mesetto prima e detto aspetta che qua ci dobbiamo assolutamente. Però posso dire dalle foto non ispira. Come non ispira? Ma ti ispira questa roba qua? No, un po'. Vabbè, ma non tanto per il pasto, però il posto. No, vabbè, se hanno delle belle. Ah. Se hanno delle buone bestie. Questo è stato il mio. Quello che hai preso te. Il mio sgarro. Tutte le cose. Che cos'è? È l'Irish stew. È lo stufato con. Manzo. Ok, manzo. Okay. Lì ho toppato male. Vabbè, nel senso. Ti sei lasciato un po' andare. C'era, dicono. Sì, no, però vedi ragione. Dentro è molto. Ah, no, dai, è bello. Cioè, è carino. C'è il biliardo. Okay. Hai giocato a biliardo? No. Però c'è. Vediamo. Sì, vedi come è fatto. È tutto. Però non sa di. Non sa di pub. Cioè, questa tipo sembra più un'osteria. No, questa è strana perché è una cucina. Ma è solo sta stanza che è così, però è affascinante. È un'osteria italiana. Mentre qua già è più pub, sì. Però poi... è strano, è un po' un misto. Non riesco a capirlo bene. Ma secondo me è solo quella stanza là. Cioè qua questo è molto belleno. Questo è molto belleno. Non ci sono troppe foto. Ma è uno di quei pub in cui andresti sempre? Cioè che dici, vabbè, se sono andato città... due sere. Ho avuto sono stato due sere a Torino e sono andato due sere. Non ti sai trattenere, perché però. Perché comunque la birra era buona. C'era questa. Ma avevano le loro artigianali? No. Ah, ok. No, è un pub. Non è come. Magari anche in Irlanda è così, anche in Inghilterra, che ognuno c'ha la sua. No? A me comunque fa straridere che se tu fossi in Inghilterra saresti spacciato. Cioè, saresti effettivamente quello che sta sempre al bancone con. No, sarei molto bravo ad abbracciare la cultura locale. Esatto, saresti molto bravo, assolutamente. No, mi ha fatto ridere che la birra che ma bevevo. A me piace anche il clima che c'è nei pub. Sì, sì. C'è gente che comunque scherza, se la beve, no, magari alza anche un po' il gomito. Ma lì eravamo. C'era tutto tranquillo. Ok, ok. E tra l'altro, contentissimo che hanno dato. E mi sono potuto godere in diretta la partita di Sinner. Non lo sapevo neanche. Non me l'ha neanche inviato Nelson. Di solito mi invia sempre delle notizie. Mi ha solo detto che a un certo punto stava seguendo il Bologna calcio perché a quanto pare il Bologna sta andando molto bene. E coincidenza lo stavo seguendo anch'io perché ero da dei parenti che avevano il televisore acceso su questa cosa qua. E io ho detto incredibile che stiamo guardando tutte e due il calcio. Uno sport che non ho mai cagato in vita mia. Forte, migliore in assoluto. No, assolutamente no. Ma mi ha fatto ridere perché peggio del calcio c'è solo il ciclismo. Cioè mi è capitato anche di vedere il ciclismo. No, non sono d'accordo. Ragazzi, il ciclismo è tremendo. Io non ho mai visto però una roba più sano, dai. Più sano, tutti dopati. Sono tutti lì come dopati come cavalli che pedalano per chilometri. Terribile. No, vabbè, bellino questo pub. Cioè, oddio, dalle foto ammetto non ispira, però magari l'esperienza in sé ha senso. Cioè, no, boh, a me non dispiaceva, mi ha fatto ridere anche che la birra che... ha i cappelli tipici. Vabbè, sei in Irlanda. Oh, ok. Meglio, lì dentro sei lì in Irlanda. Dentro sei in Irlanda, un porta spazio temporale. No, e c'era anche. Mi faceva ridere che la birra che ho prediletto in quelle due serate si chiama Neck Oil. Ok. Ed è una IPA, una IPA. Sì. Però è una session IPA. Okay. Sono andato a cercare. E sta proprio per sessione, nel senso che è una IPA con una gradazione più bassa, tipo 4,9, no, del genere, apposta per lunghe sessioni di bevuta. Mi ha fatto ridere. Bello. Però, ma esagerava, sempre butte due o tre. Sai. Beh, oddio, tre incomincia ad essere una sessione, insomma, interessante. Per medie, cioè, ok. Tra l'altro, perché appunto. Però quindi effettivamente la reggevi meglio. Beh, sì, cazzo, una gradazione molto più bassa. Ma poi eri a piedi, quindi non te ne sbatteva nulla. Quello è stato il bello. Ma infatti, nel senso, la birra non è che era una cosa serale, era anche una cosa del pranzo, del pomeriggio. Cioè, un po'
come dire, un carburante che quindi aiutava. Tutto quello che ha detto prima Frank dovete prenderlo con le pinze, perché sicuramente era sotto uno stato alterato che gli faceva vedere le cose meglio di quanto può. Al mattino, anche lo sprizzettino al mattino, tanto costano 7 euro gli spritz. 7 euro al... allora, i prezzi sono un po' altini a Torino. Okay. Non pensavo, io ero convinto che a Torino fossero più bassi i prezzi, non so perché, in generale sono più bassi i prezzi delle case, quindi ho pensato vabbè, anche questa cosa delle... la vorrei vedere, sta cosa dei prezzi delle allora, case. Allora io sono sentito dire, io ho sentito dire che in teoria sono più bassi. Vorrei poi vedere. Magari bisognerebbe andare a verificare. Cazzo, mi sembrano tutte case comunque di un certo livello. Avevamo anche conoscenze che stavano a Torino che comunque pagavano molto meno. È sempre un sentito dire. Cioè, tu hai il dato, no, capisco. Mercato immobiliare. Sicuramente non quanto Bologna, Roma. Di gente che prende. È solo un sentito dire, dipende dalla zona. Infatti, magari finisci in zone di merda. Ci sta. No, quindi quello l'ho fatto. Poi che cavolo altro ho fatto? Ho provato. Sono stato da MacBoon. Carino. Non so cos'è MacBoon. Una catena? In realtà non credo sia una catena. Cioè, non so. Quello lo sanno in chat se ce ne sono altri di MacBoon. Sì, ce ne sono tre a Torino. Io in quale sarò stato? Ma perché ha il nome censurato? Perché ha il nome censurato? Questo l'avevano raccontato Gian e Franci in un loro vecchio video. Perché il McDonald's gli ha rotto i coglioni. Madonna. E quindi lo si chiama Boom. Beh, è geniale però come cosa. Però sì, si ispira un po' tutto al Mac. Ok. E c'è tutti i Mac. Quindi hai mangiato carne anche qua? No, qua ho preso quello vegetariano. Buono. Vegano, anzi. E normale. Ok. Infatti io almeno 2-3 occasioni ho mangiato hamburger vegani, però sono tutti più o meno simili. Sì, sì, no, certo. C'era anche un posto, ma non mi ricordo come si chiama, che forse si chiama Bun Burger, una roba del genere. Bamburger ce l'abbiamo forse anche qua. Dici? Sì, perché mi ricordo qualcosa di... pensavo non fosse una Bamburger ce l'abbiamo anche al centro commerciale qua a Bologna. Secondo me potrebbe... magari non è della catena. Sì, sì, è questo qua. Allora non è quello dove sono stato io. No, forse no, non lo so. No, è questo. Ah, no, allora questa non è la catena. No, allora non è quello in cui sono stato, ma non mi ricordo. Comunque Chiacca dice, ma hanno la carne di fassone. Avevano, sì, però non l'ho preso. Ah, niente. Allora non è Bun, era un altro coso, secondo me è sempre coi Bun, che fa solo vegano. Ah, ok. Però sono arrivato lì. Sì. Ho anche camminato un po' per raggiungerlo. Era ora di pranzo. Vabbè che era festa. Nel senso che comunque era a Pasquetta. Ok. Però era proprio sul bordo di una strada, con i tavoli lì, vuoto. Beh vabbè dai, però non vuol dire dai, però Pasquetta, vezza, Pasquetta che però minchia dai, ci va. Così ho pensato, boh, forse non è granché. Ma hai guardato qualche recensione? Le recensioni erano buone. E allora? Non ho sbagliato. Però tu, anche come quella pizzeria che stavamo per provare, che ti sei rifiutato di provare. No, dai. Aveva delle recensioni buonissime, semplicemente è in un posto di merda. Può capitare che ci siano dei posti che magari non aiutano quel determinato ristorante. Io invece sono quasi più attratto se non c'è nessuno, perché dico sono uno sperimentatore. No, ma magari... Ma niente. Flower Burger dicono? No, Flower Burger. Sono stato anche da Flower Burger. A me Flower Burger era piaciuto un botto. Anche se non ci volevo andare, perché dico cazzo c'è già Bologna, ci sono stato tante volte, però alla fine sono andato. E lì ho provato il Jungle BBQ, che non l'avevo ancora provato. E stamattina la pipì sapeva di BBQ. Veramente? So perché non so il mio corpo come non funziona. Penso che funzioni come gli asparagi. Forse c'è qualcosa che è andato confuso. A culo. Però buono. Cioè Flower Burger non mi dispiace, è che, cioè, in realtà a me quello che turba è che ce ne sono un botto ormai, e sta diventando sempre un po' più catena mega standard, in cui fanno le cose un po' così. Vabbè, ma come effettivamente è vero. Sia, però un po' mi dispiace. Okay. Quindi non è più il posto che dico cavolo. Che dici figo. È curato in tutte le varie poi, robe. Chiaramente se sei. Però è bello che ci sia il fast food. Però per i vegani. No, infatti, è che se già il concetto di fast food non si sposa con la cucina curata. Ma sì, ma non è fast per niente. Cioè, oddio, io quando ero andato qua a Bologna erano stati belli. Allora, non era un fast food come Mac, non era come il Mac, ormai non è più veloce. Non era come il Mac, però era bello veloce. Ho aspettato almeno. Ma perché hai nominato Mac? Ora mi hai messo un pallino. Cioè, quando sono entrato c'erano altre, tipo una famiglia prima. Ok. Ci avranno messo almeno 10-15 minuti. Madonna. Ok. Quindi fast. No, ti danno il cancellierino. Sì, è vero, ti danno quello lì che ti suona, che è... C'è l'app, fa tipo... Vabbè dai, però non è carino, neanche... Non è Flower. È una via di mezzo. Diciamo, è la classica roba, secondo me, che sei vegano, non stai trovando granché, lì vai sul sicuro. Yeah. Secondo me è così. E Leono dice, c'è il Van Ver Burger, che è un progetto molto bello. Non l'ho mai sentito. Magari è quello in cui non è entrato Frank, farebbe ridere. Van Ver Burger, bello. Ah no, è un van che li effettivamente. Fa. Che figo.
Ah, questo non l'ho visto. Io ammetto, quando vedo i vanne mi ispirano carino, sempre tantissimo, però non, li va, non ci vado mai. Tutte le volte che li vedo dico, caspita, quelle pannocchiette. Bello con le pannocchiette. Oh. Bellissimo questo. Carino. Sì, molto. Mi... Beh, fame. Che fame, basta, basta. Quelle vuoi, al cappone, oh, io prenderei il quirk. No, no, che ci sia la sede. Ah, ti fanno anche il wurst. Bello. Vabbè, insomma, è itinerante. Vabbè, simpatico. Comunque, grazie mille, Frank, per averci raccontato tutto quello che hai fatto durante questa, questa vacanza. Incredibile, perché hai fatto un botto di robe, comunque. No, cazzo, ho camminato un botto. Merda, cioè, confronto a me che non ho fatto un passo, hai vissuto. Beh, oddio, ero comunque, cioè, per carità, se mi avessero detto puoi stare a casa a giocare tre giorni, tutta la vita a giocare tre giorni. Però io non ho giocato a casa tre giorni, l'ho giocato solo uno. Infatti, quindi in realtà non l'ho neanche sfruttato. No, no, assolutamente. Non l'ho sfruttato come dovevo. Non torno a maggio per il salone del libro, mi dispiace. No, non ci torno. In varie librerie, la libreria Luxembourg, la Bussola, ci sono tante librerie. Perché sono storiche? Non lo so, ma sono fighe. Cioè, tipo, mi pare si chiami Bussola, che c'ha solo libri usati, ma fuori edizione. Ah, fuori edizione? Sì, quindi roba che non producono più. Rara, penso di sì. Okay. Cioè, diciamo, in teoria la roba che non trovi in giro, lì la trovi. La puoi trovare. Ammetto, stavo cercando due libri, ma non avevo voglia di chiedere, quindi ho solo guardato e non li ho trovati. Perfetto. Magari si chiede, è finita così. Ma perché non vai al salone del libro? Perché non riesco. Quando è? Poi costa, a maggio. Cioè, non costa tanto entrare l'albergo. Ok, no, hai ragione. Però no, non pensato, riuscivo a organizzarmi, mi era un po' scomodo. Però andate per me. Non ci sono mai stato, ma credo sia figo. Ci sta. Penso ci siano anche tanti influencers. Veramente? Beh, cioè, tutti quelli si occupano di libri. Ah, ci sta. C'è il tuo amico Costa, cioè Bressanini. Immaginavo che Costa ci fosse, anche Bressanini. Beh, sì, quelli che devono effettivamente venderti Mondadori, magari. Ma secondo me il nostro prende come influencer, magari ci potrebbe avere qualche buzz. Però rimane sempre la roba dell'hotel, tutte le varie robe. No, magari. Ah, dici dal Mondadori. Vabbè, comunque ci sarà tutti coloro che devono vendere un qualche libro. Sì, penso di sì. Semplicemente. Si fanno anche affari, cose così. Vabbè, comunque ragazzi, a questo punto io direi di andare. Sì, mi dispiace per i vocali Telegram, me li recuperiamo domani, esatto. Mi raccomando, allora, oggi alle 2 esce un video, perché l'abbiamo spostato da martedì a mercoledì, quindi oggi alle 2 esce un video che è tutto incentrato sulla cucina a vapore, e domani sera invece siamo insieme a Nick alle 8, come sempre teniamo alle 8 come orario, ma sì, poi sì, dopo, sì, nel caso vi comunichiamo, capiamo qualcosa di diverso, e capiamo se continuare il gioco horror oppure se switchare su qualcos'altro, nel caso adesso mi confronterò anche con Nick per capire quanta voglia ne ha lui. Secondo me dovremmo seguire la voglia di Nick, perché magari Nick dice io lo voglio finire, quindi io quando ma c'è anche tu, mi sa che glielo vuol detto, finire a tutti voleva i costi. Finire, io sinceramente non credo sia una buona idea, poi cioè secondo me ha più senso come dicevi tu, lo finiamo per i cavoli nostri. Però mi fa strano che mi dici questa roba qua, perché tu di solito sei uno di quelli che li vuole portare a termine fino alla fine. Infatti, però al terzo episodio, vissuto in quel modo, che dove non si gioca per finirlo, ma si gioca non si capisce per cosa, ammetto che diventa un po' impegnativo. Ci può stare. Ne parleremo e vi faremo sapere. Poi io sono l'ultimo che deve parlare, perché io verso le 10 sto già dormendo. È vero anche quello. È quasi vero. Quasi oggi, infatti, mi metto una poltrona comoda qua. Ci sta. E dormo. Mi svegliate quando avete finito. Può aver senso. Signori, noi ci vediamo domani mattina, sempre in live, stesso orario, e basta. Oggi si va in mensa. Oggi speriamo di andare in mensa, non capiamo credo se ce lo possiamo permettere. Arriverenze. Ciao.